Buongiorno. Allora, come avete visto, non c'è Valeria. Infatti, qualcuno era rimasto male. Diceva, non c'è Valeria. Dico, non si è trasformata nella notte. Sono Davide Moro. Oggi facciamo una parte più sui siti web e l'email. E vediamo un attimo questi due strumenti in particolare. Una piccola mia breve presentazione, poi chiedo di farla anche a voi. Faccio fundraising ormai da 3 anni più o meno. Ho iniziato per il Fate Bene Fratelli, l'istituto di ricerca psichiatrica di Brescia. Ho fatto un anno lì, poi ho fatto un anno e mezzo al CESVI, la ONG di Bergamo, come fundraiser online. E ora invece sto. Il CESVI è una. Si chiama Cooperazione e Sviluppo, è una ONG, diciamo che è tra le più grandi organizzazioni ONG italiane. Tutta italiana, nel senso che non è Save the Children, non ha sedi internazionali, e ha sede a Bergamo. L'anno scorso aveva una raccolta fondi di 30 milioni di euro, quindi diciamo sono tra le più grosse ONG italiane. E adesso da gennaio faccio un dottorato di ricerca all'Università IUM di Milano sull'influenza delle emozioni sui comportamenti di donazione. Quindi faccio un po' questa. Ho un po' cambiato dall'online, sono passato un po' di più alla parte più emozionale della comunicazione, anche nel web in particolare. Vi chiedo a voi di fare una brevissima presentazione per l'ennesima volta. Giusto un flash per dirmi di cosa vi occupate e rispetto sito e email, che saranno i due oggetti di oggi, ce l'avete o non ce l'avete, come siete? Giusto perché poi capisco cosa dirvi. Chi vuole iniziare col microfonino? Allora, io sono Antonella, non ho un'associazione mia, però collaboro anche come volontaria, sia in passato che adesso, con diversi enti no profit e faccio parte di un gruppo informale che supporta le associazioni, si occupa soprattutto di temi legati alla legalità e alle discriminazioni di genere. Le associazioni con cui ho sempre avuto contatto hanno sia sito web che insomma, usano costantemente i social, mentre per il gruppo informale ha solo la pagina Facebook. Sono Dora De Palma e sono rappresentante del Vangelo della Vita, che è un'associazione che si occupa di azioni in Angola, quindi cooperazione, e poi qui di immigrati. Abbiamo la pagina Facebook, abbiamo il sito. Anche se lo dobbiamo aggiornare, lo dobbiamo molto aggiornare perché purtroppo, siccome siamo un'associazione di volontariato, molto spesso succede che magari il tempo disponibile non è abbastanza e quindi si trascurano un po' certe cose, ma adesso dobbiamo certo riprendere in mano la situazione. Sono Stefano Di Sabato, faccio parte della cooperativa Paidos di Lucera. La nostra è una cooperativa che si occupa di assistenza di minori con disagi familiari, insomma disagi in generale. Gestiamo due case famiglie, una maschile e una femminile, e un centro educativo diurno. Da un po' di tempo, diciamo, stiamo migliorando un po' la comunicazione, soprattutto sul web. Rifatto il sito internet che era insomma un po' obsoleto e un po' abbandonato, l'abbiamo rifatto, dato una veste grafica nuova, riempito di contenuti e contemporaneamente diciamo, ci stiamo affacciando anche sui social network con una pagina Facebook, Twitter, Google Plus, YouTube. Due Basta, insomma, sì, due certo. cose, giusto? Siete No, vabbè, io sono Serena Scopelliti. Sono qui per un mio interesse personale. Basta. perfetto. Io sono Antonio Scopelliti, il padre. Allora, Solidaunia è un'ONG e si interessa di cooperazione internazionale, sito, mail, blog. Tutto. Sì, anche perché Solidaunia riunisce 6 associazioni, quindi già tra cui il Vangelo della Vita. Gianpaolo Carnovale, non sono organico in nessuna associazione, ma le sostengo dall'esterno un paio che si occupano di persone senza fissa dimora e senza fissa alimentazione. E sto facendo una raccolta di latte su Facebook con pagina, evento e gruppo.
Quindi su Facebook, ok. Mentre le associazioni che diciamo, aiuto sì. hanno uno solamente una pagina Facebook e l'altro solamente il sito. Ok, perfetto. Abbiamo quasi finito. Sono Nicoletta, cooperativa Aura di Foggia, ci occupiamo di accoglienza minori okay. in tutte le loro sfaccettature. Non abbiamo pagina web, non abbiamo Facebook, non abbiamo niente, però abbiamo l'email, sia quella, e anche la PEC. Ok, quella è essenziale per comunicare. Buongiorno, io sono Antonio e faccio parte dell'associazione Psiche che gestisce il centro diurno di salute mentale sì. di Manfredonia in gestione con l'ASL. Okay. E sono il referente dell'associazione. Okay. Sì, abbiamo il sito internet, però è povero. Poi la pagina Facebook non viene molto seguita. Sì. È come gli altri. Come, okay. Perfetto. Tu saltiamo, ci conosciamo già. Cedo. Ok, perfetto. Quindi diciamo che avete forse più la tendenza ad andare sui social rispetto al sito web, vedo che più o meno sui social ci siete tutti, più o meno, almeno su Facebook, a parte loro che siete un po' ovunque, però ok, però la parte social l'avete già vista con Valerio, ma avete fatto Facebook, Twitter, avete visto un po', poi eventualmente se avete qualche domanda andiamo pure, io nelle slide che vi girerò c'è anche tutta la parte social che io mi sono portato tutto quanto la parte. Ora, la lezione di oggi abbiamo fino all'una, giusto? Una qualcosina, magari vediamo come siamo messi. Non ho capito? Sì, no, ok, allora l'una. Facciamo una piccola introduzione sulla gestione strategica del web, nel senso che andare nel web senza avere un'idea ben chiara di cosa vogliamo fare nel web è un po' azzardato. Poi facciamo la parte sui siti web e sull'utilizzo dell'email. Vediamo adesso, vi faccio vedere solo, mi ha detto che Valeria vi ha già fatto vedere alcune statistiche, web 1.0, 2.0, cambi e cose varie, vi faccio solo vedere questa slide qua, sulla presa sempre dall'Osservatorio Fundraising Online, che penso, non so se ve ne ha già parlato, su che cosa si può ottenere dal web, nel senso, poi vedremo, quando noi andiamo nel web bisogna che ci fissiamo degli obiettivi, molto spesso si va nel web senza avere un obiettivo, cioè si va perché in qualche modo ci sono tutti, è uno strumento che bisogna fare, bisogna utilizzare perché va di moda, e quindi in qualche modo si va ma solo per sondare il terreno ma senza una strategia precisa. Vi faccio vedere due slide. Una che dice, la domanda che ci potremmo porre è: ma ci sono volontari nel web? Nel senso, voi sapete che l'Osservatorio Fundraising Online, il campionamento è su utenti web, quindi tutti i dati che abbiamo dobbiamo sempre pensare che si riferisce a italiani che stanno nel web. E il dato è molto interessante perché ci dice che circa la metà, il 45% degli utenti web sono anche volontari. Che se pensiamo bene rispetto al rapporto per popolazione italiana e italiani è molto più alto, perché se stimiamo i volontari in 7, 8, 10 milioni più o meno, gli ultimi dati sono attorno a questo valore qui, sono ovviamente inferiori al 50% del web. Di questo 45% di utenti web abbiamo anche un 30%, un 29%, che svolge attività di volontariato nell'ultimo anno, quindi vuol dire volontari attivi, che se parliamo in valori assoluti sono circa 4,5 milioni di utenti web che fanno anche attività di volontariato. Quindi, primo input, nel web noi possiamo, molto probabilmente andremo a dialogare con persone che nella loro vita fanno anche volontariato. Quindi, se il nostro obiettivo è fare trovare volontari, probabilmente il web è un posto dove noi potremo andare a interloquire con persone propense a svolgere attività di volontariato. Altra domanda, ma ci sono donatori nel web? Non so se questa ve l'ha fatta vedere.
Sì, gli utenti web sono donatori, donatori con strumenti tradizionali e con strumenti online ovviamente. Il 54% degli utenti afferma di aver fatto almeno una donazione nell'anno. Ovviamente questi dati sono del 2012, in questi giorni qui si sta svolgendo la raccolta dati per il 2013, perché la rilevazione viene fatta sempre tra maggio e giugno e i dati verranno presentati a settembre dell'Osservatorio 2013. La cosa interessante è che un buon 35% afferma di aver fatto più di una donazione, quindi su internet gli utenti web potremmo dire che sono in qualche modo persone che sono sensibili, abbastanza sensibili, alla tematica delle donazioni. Considerate che quando si chiede donazioni bisogna sempre tenere in considerazione che molto spesso le donazioni fatte per esempio in chiesa o in certe tipologie di donazioni non rientrano come mentalità nella donazione, nel senso di che la gente se fa delle donazioni in chiesa per esempio non le considera come una donazione, perché c'è proprio la percezione diversa, quindi potrebbe dire che non fa donazioni ma magari dona per istituti religiosi. Quindi in qualche modo potrebbe essere molto più ampia la fetta. L'avete già vista? No. Poi, altra cosa, considerate che tra i donatori occasionali e in questa fascia di donatori ci sono anche le donazioni con SMS, che ovviamente sono donazioni sì, ma dal nostro punto di vista sono donazioni un po' povere di relazione, nel senso che è una donazione one off, quindi una ogni tanto, senza un legame con l'organizzazione, molto, come si dice, istintive a volte come donazioni. E infatti il valore delle donazioni con SMS tende a oscillare di anno in anno, a seconda se è un anno sfortunato con diverse emergenze o anno fortunato senza grosse emergenze. Vediamo un altro cartello. E se avete qualche domanda, fermatemi, so che c'è il problema del problema, cioè dobbiamo farci girare il microfono, però se avete qualche cosa ditemi pure. L'avete già vista? Ok, questa uguale. Questa pure, no? Ok, quindi diciamo che mi interessava farvi capire che comunque quando noi andiamo a comunicare nel web, in qualche modo andiamo a intercettare delle persone che sono sensibili alle tematiche del volontariato e della raccolta fondi, della donazione. Ok, ma probabilmente la domanda che vi farete tutti è: ma che cosa si può fare nel web? Nel senso, io vado e che cosa mi aspetto di trovare nel web? Voi, nella vostra mente, utilizzare il web vi serve per cosa? Un attimo che abbiamo bisogno del... Qui? Ok. Per cercare di ampliare le relazioni reali, poi concrete, okay. Perché io poi la persona, dopo il contatto web, ad esempio, mi è capitato su Facebook di aver lanciato degli appelli, poi di aver conosciuto delle persone che comunque sono vicine, nel senso che se ho bisogno, non sono donatori veri e propri, però se c'è bisogno di qualcosa di concreto, tipo le biciclette che mi hanno donato per i ragazzi che sono venuti... io ci posso contare, cioè so che si attivano, quindi okay. Poi la relazione è concreta. Ok, quindi cercare nuove relazioni, sì. Diciamo. Perfetto, qualcun altro? Probabilmente anche farsi conoscere, arrivare a quanta più gente possibile, però insomma, visibile. Manifestando, esatto, qual è il messaggio, la mission dell'ente. Ok. Di solito, molto spesso lo uso per acquisizione di notizie materiali, di conoscenza, è okay. Proprio uno strumento di conoscenza, di approfondimento. Per uso personale o per uso... Entrambi. Ok, quindi l'organizzazione potrebbe avere dall'altro lato l'obiettivo di fornire informazione. Perché noi la raccogliamo come utenti, quindi l'obiettivo... Sì. Ok, informativo, diciamo una funzione informativa, un obiettivo un po' più relazionale, di visibilità... Qualcos'altro? A parte per motivo relazionale, però di solito prima le conosco le persone come Dora, ossia prima le conosco sì. Di vista e poi mi serve per mantenere le relazioni perché non okay. Si riesce a stare a tutti dietro, ma soprattutto come aggiornamento.
siccome a me capita di leggere molto, se trovo qualcosa di interessante, a seconda dei gruppi, se trovo qualche cosina di interessante, a quel gruppo mando quelle notizie in modo che si riescano ad aggiornare. Okay. Perfetto, quindi una funzione informativa e relazionale, ok? Nessuno mi ha... Le due cose che vi ho fatto vedere prima non vi ha stimolato niente? Nel senso che avevamo parlato di volontari e di raccolta fondi? Nessuno ha... Ok? Sì, vabbè, indirettamente, quando lei diceva relazioni umane, penso che si riferisse anche alla ricerca di volontari che potrebbero, diciamo, in un certo senso contribuire. No, io l'avevo letta così, forse mi... Proprio ricerca di volontari o ricerca di relazioni? Sono due obiettivi diversi. Relazioni che occasionalmente possono comunque essere vicini e contribuire in qualche modo al funzionamento dell'associazione. So che conoscono, appunto perché c'è l'informazione, come diceva, no? Noi sì. Abbiamo la pagina Facebook perché informiamo, sì. O il sito perché informiamo. Quindi nel momento in cui ci conoscono, ma sì. Comunque... Sanno che ci siamo semplicemente, sì. Però se si lancia un appello so che alcune persone sì. Rispondono. Allora io le ho poi conosciute personalmente, cioè okay. Si instaura poi una relazione okay. Più forte. Va bene, poi c'era il signore, diceva che lo io lo sto utilizzando esclusivamente per queste due cose, per cercare per raccogliere, fondi per trovare volontari, per trovare volontari okay. Al momento, per quanto mi riguarda. E quindi che... Come fruito, come diciamo... Come ricerca mia personale, poi per come utente lo uso per tutte queste cose. Poi esatto, sì, beh, l'utente è un po', cioè, ovviamente non è il nostro obiettivo, non è l'utente, ma è l'atto organizzazione. Al momento è il mio principale canale di raccolta di... fondi e people raising. Ok. In realtà fino adesso è stato attraverso social o attraverso cioè ovviamente io ho solo Facebook in solo questo Facebook momento. Adesso. Ok. Va bene? Ok. Perfetto, allora vediamo che cosa vi offre il web, allora vediamo se più o meno quello che abbiamo detto, che avete detto voi, rientra in quelle, io ho cercato di mettere giù una serie di punti che potrebbero, obiettivi che voi potreste avere da utilizzare, da perseguire utilizzando il web. Allora, opportunità di rafforzare la propria brand awareness, ovviamente è la visibilità che diceva la vostra collega, nel senso di dire awareness è consapevolezza, riconoscibilità del marchio, quindi del nome, diceva io comunico nel web perché voglio in qualche modo diffondere la mia organizzazione, la mia attività, voglio comunque far sapere all'esterno che esisto e come mi chiamo e che cosa faccio. Consolidare e ampliare la propria community, secondo passaggio, cioè posso fare il passaggio da trasferisco le relazioni tradizionali, quelli che avete in piazza, nel web, oppure nel web vado a cercare nuove relazioni, quindi cerco di ampliare la propria community, la propria rete relazionale. Aprire nuovi canali di dialogo, quindi questo si collega alla parte, al punto precedente, quello diceva la collega prima, contatto una persona, poi la vado a parlare di persona, cioè rispetto a una lettera, rispetto a un video mandato in televisione, per esempio, il web ci permette di comunicare, diciamo, uno a uno, in maniera diretta, specialmente con i social network, cioè io parlo con quella persona e quella persona parla con me. Non è che io sto parlando a un pubblico ampio e poi chi prendo e poi faccio fatica a concretizzare la relazione. E ovviamente non è mediata perché siamo sempre io e una relazione uno a uno. Stimolare la partecipazione e l'attivismo dei volontari. Ovviamente lancio l'appello e cerco di stimolare e attivare le persone che già mi seguono, le persone che in qualche modo... già ci danno una mano, o chi ancora non lo fa ma ci segue solo perché ci conosce. Quindi vedete bene o male che i punti li abbiamo già toccati tutti. Stimolare il passaparola e meccanismi di diffusione virale. Questa è la vera forza, per esempio, dei social network, la viralità, la possibilità di far partire quel passaparola, quel tam tam di informazioni che ci permette di
andare a lavorare sul secondo punto di ampliamento della community. Cioè, attraverso il web noi accediamo a un mondo molto, a dei mondi relazionali, a delle reti relazionali che nella vita reale non avremmo potuto raggiungere. Dopo vi recupero una slide che era all'inizio, che avevo saltato su questo punto qua, vediamo se... Promuovere attività di personal fundraising, questo l'avete già visto ieri ovviamente. Trovare nuovi donatori, ovviamente la raccolta di informazioni, la raccolta di dati, la raccolta di anagrafiche e la raccolta poi, la trasformazione di queste anagrafiche in donatori può avvenire anche attraverso il web. Ed infine trovare nuovi volontari. Questi due punti ce lo confermano le due slide che vi ho fatto vedere precedentemente. Nel web, le persone nel web comunque sono dei donatori. Vi recupero la slide precedente su... Allora... Questo qua ve l'ha fatto vedere Valeria? No. Questa se... Era diversa, se... era una rete in cui si partiva da uno. Allora l'avete già vista. No, non era questa. No, ma più o meno la logica è la stessa, quindi sì, la logica funziona così, reti diverse... Brevemente, se io voglio arrivare dal punto A al punto B, queste vedete che queste reti non si... con questa si interseca questa, ma questa non si interseca quella. Quindi potrebbe essere io che abito a Foggia e voi che abitate a Foggia e io che abito a Milano. Punti di intersezione nella vita reale sono molto pochi. Attraverso il web, questa cosa qui, il passaggio da A a B può avvenire in questo modo qui, per esempio. Quindi la potenza del web nel passaparola, nell'ampliamento della community è sfruttare la rete relazionale per andare ad arrivare in punti che normalmente non potremmo arrivare. Non so se a voi vi capita magari di... Qualcuno di voi è su LinkedIn? Però ancora non siamo proprio. Sì, no, come privato? Vedete questo social network di tipo professionale in cui voi caricate il vostro curriculum e andate a ricostruire relazioni più o meno professionali. All'inizio era molto basato sulle relazioni professionali, oggi sta un po' spostandosi anche su quelle di amicizia. Lì però è molto evidente questo passaggio qui, nel senso che voi cercate una persona e lui vi dice quante cioè se voi riuscite a raggiungere quella persona e che persona avete in mezzo, cioè per dire io... Se per esempio io sono amico suo, lui è amico di lei, se io voglio mettermi in contatto con lei, LinkedIn mi dice guarda che avete un amico comune che è lui. Quindi lavora molto su questo, cioè mi permette di arrivare e mi dice come arrivare a persone che non conosco. E vedete che è una cosa, una potenza enorme, perché io avrò 520 collegamenti con un potenziale di 8 milioni, mi dice lui, di collegamenti possibili, di persone raggiungibili entro... il terzo grado, quindi con due persone in mezzo. Quindi capite come questa potenza del web è molto alta di raggiungere, perché poi le reti di relazioni sono così, cioè le relazioni web sono molto complicate. Ok, eravamo qui. Poi, non so se conoscete, c'è quella famosa teorema, non so, di preciso legge, che dice che noi potremmo conoscere ogni persona nel mondo con 7 passaggi, no? Cioè io potrei conoscere il presidente Obama e tra me e lui ci sono non più di 7 persone in comune che ci portano ad arrivare, no? E sul web questa cosa si vede benissimo, cioè voi potete andare a dialogare con persone dall'altra parte del mondo in maniera diretta, quindi andate a ridurre questa complessità, questo numero di passaggi, apportandoli a 2-3, cioè nel senso di dire che non è impossibile andare a dialogare con persone dall'altra parte del mondo in maniera diretta e andando a conoscerli in maniera diretta. Se prima abbiamo visto le opportunità che ci offre il web, vediamo un attimo le minacce. Indebolimento della qualità delle relazioni sociali, questo purtroppo è un grosso vincolo del web, nel senso che, come diceva lei, trasformiamo la relazione poi in qualcosa di vero, finché noi siamo nel web parliamo in sostanza con un monitor, non facciamo tanto altro in realtà, non sappiamo bene chi c'è dietro, solitamente c'è una persona, ci sono
o delle persone che conosciamo, cioè ci conosciamo in qualche modo, ma sempre in maniera mediata dal computer. Quindi la relazione, voi, non so se qualcuno ve ne ha già parlato nelle lezioni precedenti, la relazione passa per un buon 70-80% attraverso quello che è il linguaggio non verbale, come mi muovo, la mia espressione facciale, il mio tono di voce, tutto quello che vi comunico non intenzionalmente. Quindi capita a tutti di vedere una persona così e dire non mi piace o mi piace, proprio perché gran parte della comunicazione è passata attraverso il linguaggio non verbale. Quindi nel web noi non ce l'abbiamo, cioè dall'altra parte c'è un'incognita, cioè mentire con le parole è facile, mentire col corpo è difficile, è più difficile. Quindi ovviamente la qualità della relazione si indebolisce, perché ovviamente non sappiamo che abbiamo dall'altra parte. Ovviamente questo è stato per tanto tempo, e per fortuna adesso sta un po' calando, ma molti non volevano entrare nel web perché avevano paura delle critiche, perché ovviamente ci si espone alla piazza nel web, una piazza molto ampia, e la paura di dire sì, io vado nel web, poi uno mi scrive che sono brutto e poi tutti pensano che sia brutto, perché non so come gestire questa crisi. Oppure commenti che capita spesso, nel senso di, adesso, come si dice, in quest'ultimo periodo sto guardando molto, mi sono un po' appassionato a leggere i commenti dei vari, qualsiasi cosa, cioè leggo molto la parte dei commenti, e escono delle cose veramente assurde. Quindi questa potrebbe essere una paura che hanno molti e giustificata, nel senso che comunque la libertà di parola che si ha nel web è molto ampia, e quindi la persona che interagisce in maniera magari un po' forte la trovate sempre. Però, come vedremo dopo, io dico sempre, è meglio avere una critica che non avere nessuno che dice niente, perché specialmente se la critica è una critica intelligente, vuol dire che la persona ha dedicato del tempo per scrivervi e forse è il miglior donatore volontario che avete, perché se a me non interessa una cosa e non mi piace, non scrivo niente, tendo a farla passare così, farla scorrere via. Se invece investo del tempo, risorsa sempre più scarsa, per dirti guarda che per me questa cosa non funziona, probabilmente ci tengo molto a quello che stai facendo e te lo voglio dire. Quindi quello probabilmente è la persona più affezionata che avete. Succedeva lo stesso quando qualcuno vi scriveva una lettera, era ancora più forte. Quando si parla di vecchi di strumenti tradizionali, se nella vostra associazione e organizzazione vi arriva una lettera critica, quella persona lì vuol dire proprio che è un donatore o comunque una persona affezionatissima. Perché pensate di prendere in mano, mettersi a scrivere una lettera e mandarvela, vuol dire che ha investito molto tempo e quindi ci tiene molto a quello che fa. Poi ovviamente qualche pazzo c'è sempre, però quello non possiamo controllarlo. Mancanza di professionalità. Come avete visto sia ieri con Valeria, come vedremo anche oggi, ovviamente non ci si può improvvisare esperti del web, come in tutte le professioni. Cioè, lavorare nel web comunque richiede una certa serie di competenze, di studio, di attenzione. Non si può aprire la pagina Facebook perché ce l'hanno tutti, vado su Facebook, apro la pagina, ok, l'avete fatto, ce l'avete, però in effetti è come non averla. Dovete in qualche modo sapere come funziona, come gestirla, cosa potete fare, quindi metterci un po' la testa e quindi un po' di professionalità. Altra minaccia, nel web rimane traccia di tutto. Questo lo sentite dire continuamente, nel senso che ovviamente tutto quello che voi fate in qualche modo rimane, poi Google ve lo restituisce sempre, in qualsiasi modo voi fate una ricerca, Google ve lo restituisce, un risultato, qualcosa. Quindi, quando scrivete nel web, prestate un po' di attenzione a quello che fate, cioè nel senso di dire che metteteci un po'... Il fatto di scrivere e poi togliere è la cosa peggiore, perché comunque rimane traccia di quello che c'era prima. Su questa cosa qui c'è un aspetto molto curioso che non so se qualcuno ha letto magari sui giornali, c'era qualche giorno, forse un mesetto fa, che stanno cercando di recuperare la prima pagina di internet, quella fatta dal CERN nel 1991, e non la trovano, è persa. Quindi un po' va a sfatare questo mito che rimane traccia di tutto. Non esiste quella pagina lì, hanno trovato una versione del novembre 92, ma sanno che ce n'è una precedente, ma non riescono a trovarla. Quindi magari c'è qualche speranza che qualcosa sparisca.
magari c'è tanta roba, magari qualcosa sparisce. Comunicazione non coordinata, questo è forse il problema più grosso, cioè voi sul web scrivete A, sul sito, su Facebook scrivete A, sul sito scrivete B e poi magari quando andate in giro a parlare dite C, perché magari il volontario scrive su Facebook, l'altro volontario scrive sul sito, voi che siete in giro dite ai banchetti, dite un'altra cosa e c'è un po' un cortocircuito nella comunicazione. Quindi bisogna prestare un po' attenzione, perché più strumenti mettete in campo, più è necessario che questi strumenti siano coordinati. Perché mancano le relazioni sociali tra i volontari. E questo è un problema, nel senso di dire che come si dice, c'è la necessità di coordinare tutti quelli, dovrebbe essere un gruppo, un team di lavoro che fa comunicazione. Stanno troppo tempo su web e tra di loro non si vedono. Questo è un problema, osservazione interessante, molto sul web e poco sulla realtà. Annacquamento dell'attività di marketing, questo deriva un po' dalla comunicazione non coordinata, cioè nel senso di dire, è un po' il rischio, l'ho visto quando diceva siamo andati su Twitter, Facebook, LinkedIn, Google+, YouTube, cos'è? Che nel web, entrare nel web è molto facile, cioè aprire una pagina Facebook, basta andare là, 2 minuti l'avete aperta, aprire la pagina di Google+, 1 minuto ce l'avete. Il problema è che poi tutte queste attività vanno seguite, vanno gestite, vanno coordinate. E quindi cosa succede? Che voi avete 20 profili e di questi profili nessuno funziona perché sono talmente tanti, non sapete come gestirli, non sapete, ognuno ha caratteristiche diverse, quindi evitate quel famoso, lo chiamano il cross-posting, cioè il post di Facebook appare su tutti gli altri social network e viceversa. Quindi dite pubblico da una parte e pubblico su tutto. Cioè, questa è la cosa più sbagliata. Quindi l'annacquamento sta proprio lì, cioè cerchiamo di fare tutto ma lo facciamo male. E infine, questo è l'altro problema che già parlavamo prima, scarso aggiornamento vuol dire cioè la percezione all'esterno è di un scarso interesse verso quello strumento. Sulla questione che nel web rimane tutto, rimane traccia di tutto, io mi sono divertito una volta a scrivere il mio nome e cognome sul web, nella stringa di Google, e provate e vedete che cosa viene fuori, cioè sono venute fuori delle cose del... sì, nel senso che da quando c'è Google, perché ovviamente Google, il problema della prima pagina di web, di internet nasce perché Google non esisteva, nel momento in cui c'è Google è in grado di tiene traccia di tutto quello che succede. Provate, che è interessante. Beh, a volte si trovano nomi su concorsi, se c'è quel concorso pubblico salta fuori di solito, perché qualche verbale in qualche sito lo trovate, quindi qualche cosa salta fuori sempre. Scarso aggiornamento uguale scarso interesse. Considerate che, dico sempre, una giornata nel web equivale a una settimana nella vita reale. Lo vedete benissimo con le email. Mandate un'email, se non ricevete risposta entro un giorno, vi sembra che sia passato un secolo. Invece in effetti sono 24 ore, cioè è quasi impossibile rispondere a mail in 24 ore. Però la percezione che abbiamo è che il tempo sia molto stretto. Quindi se voi non pubblicate su Facebook oggi, cioè ogni 10 minuti, ogni ora, per qualcuno la percezione è che voi non esistiate. Quindi il web tende molto a richiedere una presenza costante. Questo non vuol dire però che voi dovete essere presenti sempre. Non è importante la frequenza, nel senso tutte le ore, ma è importante la costanza, secondo me. Se non potete puntare su... perché ovviamente le risorse sono quelle che ci sono, cioè se c'è un volontario che scrive, non è che può fare quello tutto il giorno, cercate di pubblicare con una certa costanza, cioè se voi avete materiale per pubblicare ogni 2 giorni, pubblicate ogni 2 giorni, poi vedremo, non fate, poi forse l'ha detto anche Valeria, perché sui social network funziona molto, la tendenza di pubblicare 10 cose oggi, perché sono lì, cioè 10 cose in 10 minuti, cioè ogni minuto una notizia perché state facendo la rassegna stampa, e poi per una settimana muto, perché ovviamente non c'è nessuno. Ci sono dei programmi che vi permettono di programmare le pubblicazioni, quindi ve ne ha parlato Valeria? Accennando come opzioni... Sì, su Facebook avete l'opzione sotto nuovo da un po' di tempo, c'è l'orologino che potete programmare la pubblicazione, quindi pubblicate lì e vi esce nella data. Quando fate un sito web vedremo la piattaforma che vi gestisce le notizie, potete indicargli la data di pubblicazione, l'ora, quindi la notizia può uscire il giorno dopo, o quando volete voi. Oppure ci sono dei software online tipo hotsuite.com, sono delle piattaforme online gratuite che voi caricate
5, al massimo mi pare 5 profili social e potete pubblicare su ognuno, programmare, fare tutto quello che volete. Hot suite? No. Era così, eh? Per bisognava superare i 5.000 like per avere il programma. No. Ah. Almeno io ce l'ho su, no, due pagine che gestisco io non hanno questa portata. Siamo sui meno di 1.000 e ce l'ho. Addirittura su una pagina che avevo creato proprio per fare mia, ma proprio per fare dei test, ne avrò tipo una ventina, trentina. Si può pianificare, cioè altre cose si sono bloccate sui 5.000, tipo, cioè fino a 5.000 avete delle opzioni diverse sui, sulle pagine, tipo potete inviare le mail di invito privato, cioè per esempio sulla pagina Facebook sotto i 5.000 potete caricare voi un elenco di indirizzi mail a cui mandare l'invito. Ci sono una serie di opzioni legate ai 5.000 come soglia, però su quella della pianificazione post, almeno la mia esperienza, no, si può. Avete proprio l'orologino, cliccate, viene fuori la data da comporre. Però l'alternativa, per esempio una cosa su Google Plus, non sono ancora riuscito a trovare la pianificazione. Lo puoi fare attraverso HotSuite, ma non direttamente in piattaforma, per esempio. Ci siamo? Qualche domanda su queste cose qui? Fate una pausa di solito o fate una tirata fino all'una? No, 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 infatti no, era solo perché mi taro io. Ok. Vediamo velocemente questo, che sicuramente ve l'ha già fatto vedere anche, ma sicuramente l'avete già sentito, perché l'ho ripreso da quello che è il ciclo del fundraising, più o meno chiunque abbia sentito parlare un po' di marketing, qualcosa così, l'ha già visto, perché è molto semplice. Quando voi decidete di fare qualsiasi cosa, che può essere un piano marketing, un piano di fundraising, un piano di comunicazione, dovete seguire più o meno questo percorso logico. Ovviamente al centro c'è sempre la mission e i valori, come parlavamo con Fabio prima, so che qualcuno di voi ancora un po', a volte c'è il rischio di perdere un po' la coerenza nella mission, perché si fanno diverse attività, poi si cerca un po', cioè ci si adegua un po' a quelle che sono i bandi, per esempio, anziché focalizzarsi sulla propria mission, giustamente. Quindi, però ricordatevi sempre che la mission e i propri valori è la parte centrale, cioè tutto. Se voi non seguite la mission, perdete coerenza, perché se io lavoro, cioè se la mia organizzazione ha lo scopo di aiutare i bambini di un certo tipo in una determinata problematica, se poi per poter rientrare in un bando un po' mi sposto da un'altra parte, cioè mi vado in un'attività un po' affine, però il rischio è che la comunicazione ne risenta. Quindi cercate sempre di avere la mission come bandierina fissa su cui centrare la comunicazione. Poi ovviamente analisi interna ed esterna. Cosa vuol dire? Quando voi decidete di fare qualsiasi attività, anche comunicazione online, capite che cosa state già facendo, cioè andate a vedere, ma io ci sono già e dove? A volte saltano fuori che ci sono dei vecchi profili aperti anni precedenti, magari su Flickr, che si usava tanto 2-3 anni fa e magari si è dimenticato perché chi lo gestiva è andato via, scrivendo un po' su internet saltano fuori delle cose che magari non sapevate di avere. Quindi andate a vedere che cosa state già facendo voi e ovviamente che cosa stanno facendo le persone, cioè le realtà attorno alle vostre. Se ce ne sono, se ce ne sono, se non ce ne sono, se ci sono che cosa stanno facendo. Sono presenti su Facebook, hanno un sito, che sito hanno, che cosa fanno. Quindi questo è una classica analisi per qualsiasi cosa, cioè se fate un progetto, se fate un qualsiasi attività. La parte più importante secondo me è questa. Quando voi andate nel web dovete capire che cosa volete fare nel web. Cioè io posso andare nel web, come abbiamo visto, per fare mille cose. Posso cercare volontari, posso cercare donazioni, posso semplicemente promuovere una campagna, posso aumentare la visibilità, posso accrescere il numero di potenziali interlocutori. Ognuno di questi obiettivi ha delle strategie diverse. Io non posso pensare di andare su internet e volere allo stesso tempo aumentare la visibilità, raccogliere soldi e trovare donatori. Cioè, o ho tanto budget, ho tante risorse anche di tempo, oppure non posso fisicamente farcela, il rischio è di fare tutto e male. Quindi cerchiamo di capire effettivamente, obiettivo strategico, che cosa voglio raggiungere nei
l'anno, cioè ovviamente nel web essendo ristretto si potrebbe dire entro l'anno o entro i due anni, cioè il mio obiettivo della presenza nel web è voglio stimolare la raccolta, cioè il people rising, voglio trovare volontari, quindi il mio obiettivo è trovare a crescere il numero di volontari del 20% in due anni attraverso il web. Ok, come lo raggiungo? Obiettivi operativi, classici obiettivi strategici operativi di un piano di fundraising, probabilmente Guglia ve ne ha parlato di questa cosa qua, più o meno. Obiettivi operativi, ok, devo raggiungere volontari e come faccio? Quindi voglio, nei primi sei mesi, voglio trovare, ho un'iniziativa della vendita della lotteria dei biglietti, voglio trovare 50 persone che vadano in giro a dare fuori i biglietti. Quindi mi fisso degli obiettivi concreti, voglio visibilità, voglio incrementare il traffico sul mio sito del 50%, voglio 1000 visitatori in più, voglio 50 like di più sulla pagina, mi fisso degli obiettivi, perché se non ho degli obiettivi non posso neanche capire come va la mia attività. E questo è l'altro errore classico, cioè vado su Facebook, faccio delle cose, però in effetti non riesco a, non ho mai il metro per capire se quello che faccio va o non va, perché non mi sono mai posto un obiettivo. Quindi vado, vedo, sì, posso capire se va bene, perché vedo che ho 50.000 mi piace o ne ho 10, però in effetti non capisco bene qual è il mio obiettivo. Una volta che avete gli obiettivi ben chiari, andate a vedere chi, cioè, prendiamo l'esempio della lotteria, voglio trovare 10 volontari in più che vadano a distribuire biglietti della lotteria. Ok, a chi devo andare a parlare? Sono i giovani? Sono i lavoratori? A chi devo chiedere? Dov'è che li trovo questi volontari? In che fascia di età li trovo? In che tipo di persone li trovo? Perché su Facebook posso magari andare a rintracciare persone di un certo tipo, su un gruppo parlo con altre persone. Quindi capiamo a chi, dove andiamo a trovarli e come andiamo a trovarli. Uso Facebook, uso il sito, uso la newsletter per esempio. Chi sono i miei iscritti alla newsletter? Persone tra i 18 e i 20 anni, ipotizzo. Potrebbero essere un buon target per andare a raccogliere, cioè trovare volontari? Probabilmente no, magari la vostra esperienza vi dice che per la vostra organizzazione persone tra i giovani non sono così affezionati, non sono così disponibili a fare volontariato. Quindi cercate di capire, una volta che sapete cosa volete ottenere, andate a vedere dove potete ottenerla e come. Ci siamo? Infine decidete, ok, una volta che ho deciso che devo andare su Facebook, apro la mia pagina Facebook, devo parlare con i giovani tra i 18 e i 25 anni, metto la pagina Facebook, come devo comunicare? Certamente non gli metto la notizia del giornale sulla problematica complessa, cioè sulla problematica che a loro non gli interessa. Cioè faccio l'attività di rassegna stampa che diceva il collega vostro, non la faccio perché magari al giovane non gli interessa, il giovane ha uno stile di comunicazione più giovane, un linguaggio più giovane, con una modalità di comunicazione completamente diversa, ci metterò dei video di YouTube, ci metterò delle immagini, avrò uno stile di comunicazione di un certo tipo, però lo devo definire. Poi, qua vi ho sottolineato, andate a vedere i materiali che avete a disposizione, molto spesso voi avete archivi di materiali che neanche sapete di averle. Aprite una cartellina, ci sono dentro 2000 foto fatte due anni fa che non sapevate di avere perché il volontario, la persona che c'era in quel momento, le passavate sul suo computer. Andate a fare un po' una ricerca di tutto il materiale che avete a disposizione. E quello riutilizzate, cioè vi serve, perché il grosso problema di internet è che non avete molto spesso materiale per comunicare. Perché vi manca la notizia, vi manca la foto, che foto mette, sono sempre le solite foto, i video non ne abbiamo. Quindi fate, prima di andare a cercarli nel web, le immagini, cosa che si fa spesso, cioè vado a copiarlo da un'altra parte, poi, che ovviamente è illegale, nel senso che dovete stare molto attenti ad andare a prendere le immagini di altri e metterle sul vostro sito, nel senso che potrebbero essere immagini coperte da diritto d'autore, questo probabilmente lo sapete meglio di me. Ci sono dei siti in cui vi possono offrire immagini gratuite, tipo Wikicommons, per esempio. È il sito di appoggio di Wikipedia in cui vengono caricati tutti i contenuti multimediali.
quindi avete tutte le foto presenti su Wikimedia, su Wikipedia, scusate, e li trovate per esempio a disposizione libera, con alcune clausole, decide l'autore se vuole che sia scritto il nome, però trovate una serie di materiali. Ci sono altri siti che offrono immagini gratuite, libere, basta cercare su internet raccolta di foto libere e trovate icone, però prestate attenzione, quindi prima di tutto usate il materiale che avete già in casa. Mi viene in mente per esempio chi fa ONG, magari avete foto dal campo, avete una marea di foto dal campo che neanche sapete di avere. Lo dico perché quando lavoravo io nell'ONG avevamo CD interi, avevamo raccolte di foto che mai usavi, perché poi ne hai tante e non le guardi una volta, poi te le dimentichi. Quindi cercate di recuperare tutto quello che avete. Una volta che avete più o meno avete già fatto tutto, perché sapete cosa volete ottenere, sapete dove e come ottenerlo, non vi resta di dire ok, dobbiamo andare su Facebook, dobbiamo scrivere 2 volte al giorno, 3 volte al giorno, 1 volta a settimana, dobbiamo pubblicare delle foto, dobbiamo pubblicare dei video e cominciate a dire chi fa cosa. Il volontario A mi pubblica su Facebook, il volontario B mi pubblica su Twitter, loro due si coordinano 1 volta a settimana, dal vivo e non sul web, e decidete e poi fate partire l'attività. Il gioco è fatto dopo. Sul sito è uguale, io uso i social network perché sono quelli più facili da capire, ma il sito è uguale, cioè chi scrive sul sito, scrive sulle notizie sul sito, va bene, deve scriverlo 1 volta a settimana, deve andare a chiedere i materiali, deve fare il coordinamento della raccolta materiali e deve muoversi lui. E l'ultimo passaggio, quello più importante, è la valutazione, che possiamo ottenere solo se abbiamo gli obiettivi ben fissati. Se io devo aumentare il numero di volontari, devo trovare questi 10 volontari per la distribuzione dei biglietti, dopo un mese li ho trovati? Sì o no? Cioè, non ci si scappa, se li abbiamo trovati o non li abbiamo trovati. Se li abbiamo trovati, allora probabilmente l'attività che abbiamo fatto è stata coerente. Noi li abbiamo trovati, da qualche parte abbiamo sbagliato. Magari non dovevamo cercarli tra i ragazzi tra i 18 e i 20 anni, ma dovevamo andare a guardare tra i 30 e i 40. Tra i pensionati, cioè nel senso... Però sui pensionati nel web è difficile, anche se non è proprio così, perché Facebook avete visto che è sempre di più alta. Però sì, qualcosa non ha funzionato. E quindi invece di dire, qualcosa è successo ma non sapete cosa, che così la volta dopo ci riprovate e sbagliate di nuovo perché non sapete dove avete sbagliato, capite dov'è l'errore, vi correggete e probabilmente la volta dopo ottenete il risultato. Qui vi ho messo, l'avevo già detto, la comunicazione coordinata. Se voi fate tutto quel processo, soprattutto nella fase di analisi e di definizione dello stile, sapete anche che ovviamente il sito web, l'email, la pagina Facebook, il banchetto, la lettera, il grande evento, dovete dire la stessa cosa ovviamente, dovete far passare lo stesso messaggio. Non messaggi diversi, non... perché comunque la mission è sempre quella, gli obiettivi sono ben chiari e tutto il resto è stato ben in mente. Ovviamente non vi spaventate, nel senso che non è che dovete mettervi lì, fare 8 ore, 8 giorni di lavoro, pianificazione a tavolino, faccio tutti i grafici. Lo potete fare anche mentalmente il percorso. Cioè il mio è semplicemente farvi passare il concetto che dovete andare nel web con un po' di cognizione di quello che state facendo. Ovviamente se dovete pubblicare, se sei solo un volontario che pubblica ogni tanto, non è così importante avere un piano di comunicazione web da 20 pagine di libro. Però l'importante è che almeno chi lavora nel web abbia in mente cosa vuole ottenere e come lo vuole ottenere. Domande? Tutto a posto? Sulla pianificazione strategica, visto che abbiamo poco tempo, andrei un po' sulle cose un po' più pratiche, poi dopo se avete qualche dubbio ditemelo che approfondiamo. Strumenti. Sito web. Allora, secondo me il sito web è l'elemento centrale di tutta la comunicazione, nel senso che è lo strumento che vi permette di fare il maggior numero di cose. Perché Facebook ha dei limiti, ogni strumento ha molti limiti, ha le sue peculiarità e i suoi limiti. Il sito web invece è quello che ha più libertà e più possibilità di fare quello che, di essere diciamo, conformato in modo ottimale per l'obiettivo che volete raggiungere. 2 siti web, 2 tipologie di siti web.
Esiste il sito tradizionale, quindi il classico sito informativo, il sito dell'associazione, il sito in cui c'è il dona ora, in cui mettete la parte istituzionale, bilanci, cose varie, in cui dite che i vostri progetti, li spiegate, tutta la vostra attività, la vostra organizzazione, e in alcuni casi si tende a creare un altro sito satellite legato a una specifica campagna. Probabilmente, sicuramente non è il vostro caso, nel senso che molti di voi non hanno neanche il primo. Diciamo che questo è quello, il centrale, pensare di partire da questo per poi arrivare a questo non è impossibile ma un po' improbabile, nel senso che potrebbe essere che voi come organizzazione siate partner magari di una rete che sviluppa un progetto comune, per quel progetto avete previsto la realizzazione di un sito, quindi la vostra associazione in qualche modo rientra con informazioni istituzionali magari nel sito di campagna, però diciamo che se volete entrare nel web prima iniziate a fare il sito istituzionale. Perché considerate che la gente sempre di più cerca informazioni nel web. Questo lo vedete nella parte profit, cioè quando voi scegliete un prodotto, non so quanti di voi, ma ovviamente si va su internet e si cerca il prodotto. La fase di decisione si fa su internet, specialmente per cose tecnologiche, per viaggi, poi i viaggi poi stanno diventando una... viaggi, ristorazione, quindi alberghi, ristoranti, è tutto tramite web, TripAdvisor, per citarne uno. Quindi voi, il vostro processo, cioè, almeno a me ormai è naturale quando cerco una cosa pensare di comunque andare a vederla nel web. Un giro per capire com'è lo fai sempre. Addirittura tanti comprano i vestiti online, cioè comprare vestiti online è, secondo me, siamo arrivati proprio a un livello di utilizzo del web avanzato, perché ovviamente il vestito è un qualcosa che te lo devi provare. Invece quelli vanno... si compravano per corrispondenza. Sì, esatto, la logica... esatto, la logica è quella, però la cosa bella è che chi compra vestiti va a provarli nel negozio, esce dal negozio senza comprare e li compra su internet perché costano meno. Quindi non è proprio il postal market che tu ordinavi, poi ti arrivava, poi li mandavi indietro perché molte volte non era quello che ti aspettavi. Lì proprio vanno, lo provano nella realtà e poi lo comprano su internet. La lavatrice compra. Il supermercato e poi dopo, sì, comunque il negozio. La stessa catena con meno 100 euro su internet. Beh sì, su internet i prezzi sono più bassi logicamente. Sì, sì. Però l'esattamente opposto è la macchina. Voi per esempio, quando voi decidete di comprare una macchina, ve la comprate, ve la idealizzate online e la comprate in concessionaria, ovviamente. Magari qua su i maschietti sono un po' più... mi piace giocare sui siti delle macchine, perché poi adesso le macchine vai sul sito, puoi personalizzarla completamente, ci cambi i colori, lo specchietto, tutte le cosine. Però la macchina idealmente la costruisci, cioè la scegli online e la compri offline. Quindi comunque sempre di più siamo abituati a utilizzare il web come strumento per raccogliere informazioni. Per esempio vedo il banchetto vostro in piazza, vado a casa, mi ricordo solo il nome, cerco su internet e cerco di capire. Quindi la ricerca di informazioni passa anche attraverso il web. Ma a cosa ci serve un sito web? Prima di tutto io la chiamo una funzione informativa autoreferenziale, cioè vi dice chi siete in sostanza. Cioè la vostra sezione chi siamo con... lo statuto, il regolamento, gli ultimi verbali, l'organigramma, la storia, è la parte più autoreferenziale, cioè voi vi raccontate, che era l'approccio tipico di un po' di anni fa. Una volta i web erano molto autoreferenziali, cioè ci si raccontava e chi voleva ascoltarti ti ascoltava, se no si cambiava sito web. Può avere una funzione di informativa di pubblica utilità. Quindi do delle informazioni però che non sono legate alla mia attività, ma fornisco informazioni legate alla tematica che io mi occupo. Per esempio questo è il sito dell'Associazione Italiana Celiachia, che vi dà un database molto complesso e molto completo di tutti i prodotti per celiaci. Vi dà la marca, vi dà il supermercato, vi dà tutte le informazioni. Se ci sono a Genova e ho bisogno di, sto cercando un biscotto al cioccolato che sia per celiaci, e lui vi dice nel supermercato Coop c'è il prodotto X che è un prodotto apposta per celiaci. Quindi, però questo in sostanza stiamo svolgendo, cioè, lui sta
perseguendo la sua mission, che è quella di dare di supportare le persone malate di celiachia. Ma mi sta dando delle informazioni di pubblica utilità, perché chiunque può accedere e vedere queste cose qui. Per chi ha, per chi segue, per esempio, persone disabili, bambini, ONG, cioè, secondo me tutte le vostre organizzazioni hanno da poter dire qualcosa agli altri di utile, indipendentemente dal progetto specifico che seguite voi. Poi c'è una funzione di tipo relazionale, quindi di costruzione di relazioni. Qui vi ho messo il portale per i volontari dell'UNICEF, ma ovviamente attraverso il sito voi costruite relazioni con la pagina di Facebook, cioè col collegamento a Facebook, l'area magari dedicata ai volontari, cioè la parte relazionale è molto forte, lascia un commento, già crea una relazione. Raccolta di dati, ovviamente, un'altra funzione, iscriviti alla newsletter, in qualche modo sto ottenendo quei famose anagrafiche che tanto piacciono ai fundraiser. In qualche modo sto raccogliendo una modalità per contattarti in futuro. Ed infine può avere la funzione di strumento di donazione. Attraverso il sito web io posso raccogliere fondi. Posso raccoglierli sia dicendoti guarda che il mio conto corrente è questo, sia dicendoti se vuoi dona direttamente online. Perché dipende da come avete strutturato il sito. Ad esempio i siti più avanzati hanno sia donazioni continuative che donazioni una tantum. Ok, io vi ho messo in ordine sparso le varie funzioni. Che ordine dareste voi se doveste costruire un sito? Cioè, queste sono le 5 funzioni che abbiamo visto, no? Se voi doveste costruire il vostro sito, chi non ce l'ha è un lavoro che gli va meglio, chi ce l'ha invece provate a pensare come gli piacerebbe ricostruirlo o se in effetti il sito è già stato costruito bene secondo la propria idea. E quindi quali sono le funzioni che mettereste in ordine di importanza? Cioè, strumento di donazione, costruisco un sito che sia orientato solo ed esclusivamente, cioè principalmente alla donazione, come può essere un sito di campagna, per esempio. Quindi, solitamente un sito le contiene quasi tutte, però hanno ordini diversi di importanza. Microfono. Quindi, se avete qualche dubbio sulle funzioni, le rivediamo. Posso. A me la prima cosa che, invece di informativa autoreferenziale, mi verrebbe, prima cosa, informativa pubblica utilità. Ok. Poi informativa autoreferenziale. Ok. Cioè, nel senso, ti dico, ci sono queste cose, c'è questo, per i bambini si può fare questo. Io posso aiutarti in questa maniera o ti indirizzo. Quest'altro, okay. Poi relazionale, okay. Ultimo raccolta dati e poi strumento di donazione. Quindi ultimo raccolta di dati e poi, cioè strumento di donazione prima di raccolta di dati? Sì. Prima, ok. Informativa autoreferenziale, anche se io ti mettiamo le notizie di quello che noi facciamo, aggiornate, cioè, autoreferenziale la parte quando parlo istituzionale, o solo la parte statica o la parte dinamica, per capirci. Tutte e due, però quando parlo di me. Esempio, faccio nella home page io invece della parte istituzionale immagino sempre di avere l'area con gli aggiornamenti, quello fa parte dell'informativa autoreferenziale? Dipende se gli aggiornamenti sono, lì siamo sul mix, nel senso di dire che se io sono una, facciamo, organizzazione di volontariato che fa assistenza ai senza tetto e organizza il corso per i volontari. Se io te lo metto come notizia è autoreferenziale, perché è qualcosa di nostro. Po' di pubblica utilità, perché siamo lì, c'è una bilancia, però è più autoreferenziale, cioè, è più un qualcosa di nostro che un qualcosa che serve all'esterno, di un'utilità, perché è come se lo dicessimo ai volontari per mail, cioè, più o meno. Autoreferenziale però ha più il taglio di racconto me stesso, quindi oggi si è riunito il consiglio direttivo per l'approvazione del bilancio, classica notizia che può rientrare nel box notizie, ma che però è di autoreferenzialità assoluta. Cioè, ti sto dicendo quello che abbiamo fatto noi, ma... Quindi, però ovviamente se io faccio l'evento e dico noi stiamo organizzando l'evento in piazza per la sensibilizzazione, a quel punto
è un mix più di pubblica utilità, perché comunque l'evento ha la pubblica utilità in sé, sì, più di pubblica utilità, ecco. Ovviamente gli estremi sono pubblica utilità, cioè ti fornisco delle informazioni paradossalmente senza dirti che le faccio io, cioè io non entro nella informazione, cioè ti do solo delle informazioni di pubblica utilità. Per esempio, con le celiachiaci ti dico quali sono i prodotti, non ti dico che io li ho certificati, cioè io sono andato a vedere, ti dico i prodotti quali sono. Disabili ti dico, oppure mi viene in mente Lega del Filo d'Oro, ti spiego come può essere gestito un bambino con problemi di sordità, per esempio. Quindi in quel caso lì non ti sto dicendo come lo faccio io, ti sto dando delle informazioni che tu, persona che hai magari quel problema, puoi andare a raccogliere l'informazione. Diciamo, nel fare questa quest'ordine, io mi immagino utente, no? Allora, sì. Io la prima cosa che faccio è vado a vedere chi siamo e cosa facciamo, nel senso chi è il soggetto, okay. per andare a prendere, appunto, per capire con chi mi interfaccio. Dopodiché, in qualche modo, vado a vedere i siti, diciamo, vado a vedere i social, perché comunque sono più aggiornati, mi rendono meglio l'idea. Se mi piace, magari mi iscrivo anche alla newsletter, perché voglio essere informato. Se poi sono proprio una persona che la questione, diciamo, mi interessa particolarmente e vedo che c'è un'area dati, me la vado a studiare, per cui vado a vedere quelle informazioni di pubblica utilità. Dopodiché, lo strumento di donazione, diciamo, io non lo metterei come ultimo in ordine di importanza, ma, diciamo, immaginando una pagina, diciamo, web, comunque devo avere sempre sott'occhio la possibilità di donare, per cui è come se fosse in parallelo quasi al primo posto, ma come dire, come alert, che io devo avere sempre la possibilità di poter donare. Ok, va bene. Mi sono immaginato un po', no, infatti, diciamo, utente. Io dopo vi darò la mia interpretazione, ma è un percorso logico che ovviamente non è il mio percorso logico, che secondo me è quello che ha più senso in un certo modo. Però ovviamente ogni situazione ha il suo percorso logico, diciamo quello che potrebbe essere più logico possibile quando si fa un qualcosa di nuovo, però ovviamente dopo da esigenza a esigenza. Ok? Quindi questo percorso l'abbiamo visto, quindi più autoreferenziale, poi mi informo sui social, poi guardo cosa fanno, mi scrivo la newsletter, però la donazione comunque c'è presente, però diciamo è la fine del processo, diciamo, è la funzione che viene attivata probabilmente per ultima. Cioè lo tengo sempre visibile, che sappia come farlo, però ovviamente è la funzione che conclude il processo. Ok? Qualcun altro? Noi quando abbiamo, diciamo, rifatto il sito, abbiamo ragionato in questo, è come se avessimo diviso, diciamo, il sito in tre parti. La prima parte in cui descriviamo cosa facciamo, il famoso chi siamo, le nostre... La seconda parte è la parte centrale in cui raccontiamo le nostre attività. Quindi le attività che concretamente svolgiamo, gli eventi, i progetti che, diciamo, portiamo avanti e diciamo poi il famoso dicono di noi, riportando, diciamo, le notizie attinenti alle nostre attività, insomma. Okay. Dopodiché, diciamo, la parte finale ci sono i contatti con tutti i riferimenti, sia che sono riportati naturalmente anche sulla home, e poi il sostienici, in cui c'è, diciamo... C'è tutto, diciamo, i vari strumenti per sostenere la nostra organizzazione, con un menu a tendina che, diciamo, ti dà la possibilità di accedere facilmente a tutti, a seconda, diciamo, dei tuoi interessi, di quello come vuoi donare, ti apre la pagina. Ok, quindi diciamo che si parte dal... perché il chi siamo e il cosa facciamo è abbastanza autoreferenziale. È la parte autoreferenziale, sì. Io sto facendo questo progetto e io sono questo. Quindi poi dopo... la parte più donazione, raccolta dati, un po' meno la pubblica utilità. Sì, no, quella poi praticamente dopo, ma eventualmente poi li vediamo i siti, fatta la parte siti, così magari li commentiamo un po' dal vivo, che è la parte più interessante. Ok? Qualcun altro? Volevo dire, vabbè, noi stiamo facendo un corso sul web e qui dobbiamo parlare del web. Però talvolta la realtà precede il web, nel senso... Trovo il banchetto nell'isola pedonale, faccio la donazione,
poi dici ma voglio andare a vedere a chi ho donato i soldi e lo vado a cercare sul web. Per esempio mio padre e mia madre stanno male, ci sta un'associazione che viene a fare l'assistenza a casa, poi ovviamente muore, dice allora io quest'anno il 5 per 1000 lo voglio dare a quell'associazione che mi è venuta a casa. Per cui il web non è che può sostituire la relazione, assolutamente. E di solito la relazione poi precede l'informazione sul web. Nel caso in cui uno poi va sul web deve trovare ovviamente le notizie almeno sufficienti a supportare. Sì, quello sicuramente. Beh, diciamo che proprio che sia sempre che il web, che la realtà precede il web, a volte sì, a volte no, nel senso di dire che magari rovescio il caso, io ho dei genitori che stanno male, vado sul web a cercare chi potrebbe darmi l'assistenza. Quindi utilizzo il web per cercare l'associazione che potrebbe aiutarmi. Quindi in questo modo prima cerco l'informazione e poi la faccio seguire dal contatto reale. Quindi sì, secondo me sempre di più però ci si sposta verso la trasposizione della relazione nel web, che però potrebbe essere il prima e il dopo, secondo me è abbastanza labile. Potresti avere prima e dopo, a seconda dei vari contesti, delle varie realtà. Perché, come dire, sì, potresti, il banchetto funziona così, è vero, cioè, e qui bisogna tenerne conto, se noi facciamo tanta attività, se noi siamo molto presenti solo sui banchetti, probabilmente avrò un tipo di persone che vanno nel web, però non è detto che siano le uniche che vadano nel web, poi lo vedremo quando cerchiamo la chiave, però sì, che si collega un po' a quello che diceva lui prima, almeno io lo ricollego un po', nel senso di dire che io vado nel web e voglio sapere con chi sto parlando. Però, come dice, c'è una premessa, che non vi dico adesso ma vi dico dopo, che influisce questa cosa, però non è sempre questa. Vediamo qualcun altro, se no poi lo vediamo. Io non so se la parte proprio della rendicontazione visiva sia da mettere nell'informativa autoreferenziale. Cioè, della serie, io raccolgo soldi per un progetto X che faccia, che dopo se faccio il video, se pubblico, quindi non dicendo i tuoi 10 euro li abbiamo spesi per comprare il mattone, ma semplicemente dicendo guarda con tutti i soldi raccolti nella campagna per fare questo, alla fine abbiamo e si vede visivamente, questo fa parte dell'informativa autoreferenziale? Sì. Ni, è come le sue, questo qui dopo entriamo in quella, nel senso che diventa autoreferenziale in parte nel momento in cui voi state raccontando quello che avete fatto voi, il vostro progetto, però allo stesso tempo la vostra attività è di pubblica utilità, quindi è un mix, sono quelle informazioni secondo me, quelle parti che sono il mix di più, poi si fonde anche la relazionale per esempio, perché poi dopo sotto ti lascio lo spazio dei commenti per esempio, quindi aggiungo anche lo spazio di interazione. Non profit quasi sempre è pubblico utilità, quindi diciamo siamo in una, almeno per quello che ci riguarda noi siamo in una zona. Però sulla notizia, cioè sul tipo di notizia che lei mi dice, cioè io ho fatto per dire ho fatto la scuola in Uganda, io personalmente la vedrei un po' più, molto più autoreferenziale che di pubblica utilità. Nel senso che ti sto dicendo effettivamente qual è la mia attività. La mia attività è stata fatta questa e ho costruito, e giustamente ho prodotto e ho realizzato questa attività con i soldi che tu mi hai donato. Però ti sto sempre parlando di me stesso. C'è qualcun altro? C'è una scheda sull'Uganda. No, sì. No, però se io ad esempio faccio una scheda che in cui parlo della situazione dell'educazione, cioè se io faccio premettere la scheda della scuola ad un passaggio informativo in cui ti dico com'è la situazione scolastica in Uganda, allora quella diventa più di pubblica utilità. E sotto c'è, nel senso, vedete come c'è che è labile il confine. Però allora, se io ti faccio delle informazioni, mi viene in mente Charity Water, che sicuramente avete visto anche con Valeria ieri, il video che trovate in home page è un video in cui vi racconta qual è il problema dell'acqua. Non vi dice, dopo in fondo, gli ultimi tipo minuti, vi dice cosa fa Charity Water, ma tutta la parte iniziale vi dice il problema dell'acqua in Africa. Quindi, cos'è? Lì è un mix ovviamente, ma in cui prevale la parte più
informativa di pubblica utilità, cioè ti dico, ti parlo del problema. E quindi una persona che non è interessata alla vostra organizzazione, ma è interessata al problema, trova delle informazioni. Questa è un po' la discriminante. Però ovviamente è tutto collegato, perché poi voi andate a risolvere quel problema. Quindi ovviamente la vostra attività serve a risolvere quella cosa lì. E quindi si fonde, ma è giusto che si fondano. Cioè non vedeteli come compartimenti chiusi, cioè questa notizia è autoreferenziale, questa notizia è pubblica utilità, questa area è relazionale. È giusto che siano fuse tutte insieme. Però noi possiamo dare maggior accento a una parte o all'altra. Cioè se io faccio un sito, tutta la parte del database dei prodotti per celiaci è di pubblica utilità. Cioè lì è proprio pura pubblica utilità, perché non ti sto dicendo nient'altro se non informazioni senza dirti dell'associazione. Quindi possiamo dare più peso o meno peso a determinate funzioni. E questo è quello che dobbiamo fare. Non dobbiamo, dobbiamo metterle tutte, ma capire quale dare più priorità e quale meno priorità. C'era il signore che mi voleva dire? No, a posto? Andiamo a vedere quella che io idealizzo è fatta così, che un po' riprendeva la prima che avevamo visto, ma ha un senso, è la premessa che vi dicevo prima che sottostà alle vostre due osservazioni, e la premessa è molto semplice: voi pensate che chi vi va a cercare già vi conosca. Se io devo andare a cercare la vostra organizzazione, non so il nome, cos'era, il vostro era per esempio il... Io o so il nome, o se no vi devo trovare per qualcos'altro. Quindi il presupposto che avete voi, vado a vedere chi siete, perché so chi siete. Cioè io vado a cercare associazione X e vado a cercare l'informazione, vado al banchetto, so, ho davanti la realtà, vado a cercare informazioni su quella realtà. Ma il nostro obiettivo, come abbiamo visto, non è parlare ai soliti, il nostro obiettivo è parlare a di più. Quindi... Esatto, il nostro obiettivo non è farci raggiungere da quelli che già conosciamo, è anche farci raggiungere, ma il nostro obiettivo è aprirci al mondo. E come possiamo aprirci al mondo? Sicuramente un passo importante è quello di offrire informazioni di pubblica utilità. Per dire, riprendo sempre quello della celiachia perché secondo me il concetto la si vede molto bene. Io sono celiaco, non so che esiste l'Associazione Italiana Celiachia, cerco su internet perché ho la necessità di trovare un prodotto, ho appena stata diagnosticata, come adesso è una, purtroppo, cioè adesso sempre di più ci sono persone celiache, mi vado a informare, trovo questo database, lo trovo utile, quindi mi offre un'informazione, mi offre un contenuto valido, e poi dico, ah guarda che esiste l'Associazione Italiana Celiachia, lì sono riuscito a farmi vedere, cioè a raggiungere persone fuori dal mio circuito, una ONG, cioè parlo di una problematica, l'acqua. Chiunque sta cercando problematica acqua, ambiente, mi può trovare perché io tratto quella tematica. Quindi mi trova per la tematica e poi dice, ah guarda che c'è questa realtà qui. Perché nel web non è mica detto che io devo trovare la realtà, io che sono di Milano, che sto a Milano, devo trovare la realtà di Milano, posso trovare anche la realtà di Foggia, posso trovare la realtà di americana. Quindi, però io la posso trovare solo se in qualche modo voi mi date una informazione che vi renda ritrovabili. Quindi se io devo cercare disabilità Foggia, lo cerco solo se sono di Foggia. Non lo cerco perché... Però se invece sono un genitore che ha un problema di disabilità in famiglia, magari mi piacerebbe trovare uno spazio in cui genitori si confrontano sul tema della disabilità. Perché magari si risolvono problemi comuni. E quindi cosa faccio? Sul web io ti offro questo. Ti offro uno spazio. E quello secondo me per quello è importante la pubblica utilità, perché è un modo per agganciare persone all'esterno del nostro circuito, è un modo per renderci riconoscibili, ritrovabili su internet. Ci siamo? Quindi alla prima pagina, secondo questo ragionamento, alla prima pagina è quella dell'informativa... Non è detto che... Perché considerate l'errore che facciamo spesso, perché è frutto dell'evoluzione del web... è che il sito web venga navigato dalla home page. I siti web sempre di più non vengono navigati dalla home page, perché Google non ci restituisce l'home page, ci restituisce la pagina in cui c'è il contenuto. Sì, giusto, è vero, sì. Quindi dobbiamo... L'home page può essere autoreferenziale, ma l'importante è che ci sia una parte ben studiata che tratti un determinato tema.
Perché poi Google lo farà, invece di avere l'entrata dalla home page, avremo l'entrata da un'altra pagina. E sempre di più quando voi cercate su internet, difficilmente entrate nell'home page se non mettete il nome. Entrate nella pagina in cui c'è il contenuto. E per questo poi le pagine bisogna pensarle come se fossero tutte pagine di atterraggio e non pagine che prevedono la navigazione già dall'home page. E poi relazionale, cioè io ti offro qualcosa, su questa cosa qui devo costruire una relazione, cioè se io ti dico, c'è questa, cioè, sai che su questa tematica c'è questo problema, cioè bisogna cominciare a entrare in relazione con le persone, perché vuol dire che se io creo una relazione vuol dire che la persona ha trovato interessante quella tematica, perché io posso dirti guarda che se vuoi per curare questa malattia, c'è questa terapia, così, 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 però dico, a me non interessa, non entro neanche in relazione. Cioè io devo prima dire, vabbè, mi piace, ci navigo un po', costruire la relazione personale, quindi vuol dire che ho trovato utile la pubblica utilità, sennò potrei anche non trovarla utile. Poi a questo punto io punterei molto alla raccolta di dati, perché la raccolta di dati è... A parte che noi fundraiser siamo affamati di dati, di nomi, perché è l'unico modo per aprire una relazione. C'era un mio collega di master che diceva bisogna fare rubrica, cioè bisogna raccogliere nomi, perché poi è l'unico modo che abbiamo per costruire le relazioni. Perché l'SMS è, va bene, facciamo la campagna, guadagniamo 50.000 euro, ma poi è morta lì, di quei nomi là non saprete mai niente. Invece io ho bisogno anche di raccogliere zero, ma di avere 500 nomi. Io su quei 500 nomi là posso chiamarli domani, posso chiamarli fra un mese, posso richiamarli fra un anno. E quindi quei nomi là sono un patrimonio che mi dura per tanto tempo e su cui posso andare a fare tante attività. Quindi il mio obiettivo è, ti è piaciuta la notizia? Ah, sai che abbiamo la newsletter? Ti piacciono queste informazioni? Iscriviti alla newsletter. E tanto avete già un primo contatto, create una relazione e vi raccogliete almeno l'indirizzo email. Così anche se poi lui non vede il vostro nome dell'organizzazione perché magari non, considerate che la navigazione web non è così razionale, è molto rapida, quindi potrei vedo l'informazione e vado via. Quindi il mio obiettivo è, ok, sei pronto a scappare perché hai trovato l'informazione? Beh, guarda che se ti scrivi la newsletter ti arriva ogni settimana, ogni mese questa informazione che tu hai trovato su questo tema. E stiamo sempre battendo sulla pubblica utilità, però avete raccolto il dato. E dopo ovviamente l'autoreferenzialità è centrale, perché se vogliamo che qualcuno doni, devo dirti guarda che noi facciamo questi progetti, siamo questa organizzazione qua, facciamo queste cose qui. E ovviamente se io ho creato bene tutto questo processo, ovviamente è più facile che qualcuno doni, dona online o dona fuori. Avete visto, le donazioni molto spesso avvengono ancora per bollettino postale. È azzardato pensare che in questo momento voi riusciate a ottenere donazioni direttamente dal sito. Però il vostro obiettivo è trovare donazioni anche offline. L'importante è che a un certo punto la fidelizzazione si concretizzi in un sostegno concreto. Donazione, non ho scritto donazione monetaria, può essere anche donazione di tempo, quindi un volontario. Cioè, fai una cosa utile, ti ho conosciuto, mi piaci, ti vengo a dare una mano. Quindi può essere una donazione di tempo, di denaro. Ovviamente non è, cioè, potreste ricombinarlo in mille modi, a seconda di qual è il vostro obiettivo. Questa potrebbe essere una costruzione logica che secondo me che può funzionare. Cosa ne dite? Vi ho convinto? Non era? Sì, noi avevamo parlato prima in ordine, penso, di pagina, no? Noi avevamo costruito nella nostra mente, immaginando il sito, che prima c'è l'home page con le informazioni, invece c'è... Così sì, non abbiamo preso in esame il fatto che Google ti manda nelle pagine dei siti e quindi l'importante è metterci dentro tutte queste cose e magari dare un ampio spazio alle cose più importanti, tipo l'informativa di pubblica utilità, perché così più persone vengono. Considerate che il bilancio ve lo viene a vedere probabilmente non il donatore, probabilmente la fondazione che è andata a chiedere soldi vuole... Però la donazione che sta cercando il bilancio sa che deve andare nella sezione chi siamo e trova il bilancio. Quindi voi non è che dovete eliminare, cioè l'autoreferenzialità, le parti più informative, quella più chi siamo, non è che deve essere eliminata. Deve esserci, perché chi cerca queste cose qui le trova. Nelle aziende, per esempio, nelle multinazionali hanno fatto sparire la voce candidati. Cioè vuoi lavorare con noi, se guardate nei siti grossi è sparita. Perché avevano talmente tante offerte di lavoro
che l'hanno nascosta, veramente a volte ci mettete ore a trovarla, perché la mettono, tanto dicono chi vuole lavorare con noi perde anche 2 ore a cercarsi dove è il tasto del mandaci il curriculum, quindi quello lo trova e quindi lo mettono in una posizione irrilevante, perché ovviamente chi è interessato lo trova. Se qualcuno vi cerca il bilancio, perché viene sul sito per trovare il bilancio, se voi, avete, cioè, se voi non l'avete nascosto, anche però se in una posizione secondaria, lo trova. Sì? Io? Sì. No, io prima ho detto pubblica utilità, perché mi sono messa dalla parte dell'utente. Cioè, esatto. Io come utente, la prima cosa che faccio, mi interessa l'argomento, me lo vedo, poi comincio a vedere chi siete voi che mi parlate di questo. Cioè, poi inizio a farmi tutto. Quindi io, se devo, visto che devo fare un sito web, la prima cosa è l'utilità. Ah, infatti il primo approccio era... Perciò io mi sono... Mentre lui si è messo... Diceva, come utente... Ma... No, ok. Un pensiero contrario. No, non è un pensiero contrario. No. Effettivamente non si può standardizzare, perché io posso avere bisogno di una informazione, e quindi mi serve... diciamo avere come primo criterio la pubblica utilità, che diciamo la maggior parte delle volte accade così, per cui io devo comprare il modem, la prima cosa che faccio vado su Amazon, comincio a vedere, poi vado sul sito dell'azienda per capire, però accade anche che io vado direttamente sul sito perché appunto ho un'informazione offline e la vado ad approfondire online, per cui vado già lì e mi interessa capire con chi ho incontrato al banchetto. Per cui, come dicevi prima, d'accordo che cioè, dipende anche dal... Cioè, dipende molto da che obiettivo avete voi. Cioè, se voi siete l'organizzazione, tra virgolette, sconosciuta, che ha bisogno di andare nel web per aumentare la visibilità, probabilmente, se volete aumentare la visibilità, dovete offrire qualcosa di pubblico. Se siete UNICEF, probabilmente vi cercano per UNICEF, non per l'utilità che riuscite a offrire, perché avete già un nome consolidato. Dipende molto dall'obiettivo che volete raggiungere. Se voi siete un'organizzazione che non ha volontari, magari la parte più di relazionale, più di... potete anche... un'organizzazione, una fondazione mi viene in mente, che eroga solo fondi, non ha nessun interesse, cioè a volte non fanno neanche il sito, nel senso che non ha nessun interesse a offrire pubblica utilità, ha solo l'autoreferenziale, cioè il bando esce in questa data qui, chi vuole applicare deve fare così, 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 basta. Cioè non ha nessun può non avere nessun interesse a offrire parti altre funzioni. Dipende molto da qual è il vostro obiettivo. Questo è un percorso pensato per chi vuole entrare nel web per andare a raggiungere un pubblico più ampio di quello che ha. Ok. Poi dopo anche la relazionale potrebbe passare sotto. Cioè, dipende molto da che... Però questo lo riuscite a capire solo se avete ben chiaro che cosa volete ottenere dal sito. Ci siamo? Verso che ora fate la pausa? Facciamo ancora una cosa, poi ancora una cosa, poi dopo... Io di solito tendo sempre a dare, più che farvi la spiegazione come si fa un sito, vi do 5 punti, 9 punti, 5 punti, 5 consigli pratici, che sono le cose che vi portate a casa più facilmente. Poi... Se volete studiare come si fa un sito web, vi prendete un libro, un manuale e ve lo studiate. Sono passaggi talmente tecnici che poi... Proprio sul fatto di come viene costruito un sito web, questo qua l'avete mai visto, è ovviamente con la tecnologia sempre di più si riesce a tecnologie di eye tracking, noi riusciamo in qualche modo, quindi tracciamento dell'attività oculare, noi riusciamo a vedere, vi facciamo vedere un sito, e loro ti dicono, riusciamo a capire dove guarda l'occhio effettivamente, perché noi abbiamo la percezione che l'occhio veda la pagina, in realtà l'occhio vede dei punti, ha una immagine generale della pagina perché si costruisce muovendosi sulla pagina, ma vi posso garantire che alcune parti non le guarda minimamente, cioè dove sto, il dottorato dove faccio io abbiamo questa attività di eye tracking, escono delle cose, cioè dei dati sconvolgenti, cioè per esempio, vi faccio un esempio sul pubblico. Il video del pinguino di Vodafone, Tormentone. Quanti di voi si sono accorti che in alto a sinistra c'è il marchio Vodafone? Voi lo fate vedere alla gente, nessuno guarda il marchio Vodafone. Eppure avete la percezione di vedere tutta l'immagine, ma nessuno guarda il marchio Vodafone. Se non in fondo, ma... Lo stesso per i film trasmessi per televisione.
Sì, no, infatti, e questo è bellissimo, cioè, è molto interessante questa cosa qui. Questo si lega a quella corrente filosofica, la Gestalt. Sì, esatto, la percezione dell'unità, tutte queste cose qua. Sì. E anche al mezzo, perché se uno va al cinema riesce a vedere tutta l'immagine, se lo vedi per televisione vedi la parte centrale. Sì, poi dopo, veramente, quindi, quando voi dite faccio un bel sito, e pensate che una persona vi veda tutto il sito, molto probabilmente vi vedranno una piccolissima percentuale del sito. E poi la parte filosofica dice che ognuno vede quello che c'ha già. Sì. Nel senso, uno tende a riconoscere quello, insomma, una serie di fenomeni. Però l'idea è che comunque nel vostro sito la gente non vede come vedete voi. Questa di solito è la classica distribuzione della visione di un sito. Il focus si sposta in alto a sinistra, cioè si comincia a navigare da qui, anche perché siamo... leggiamo da sinistra verso destra, quindi è normale guardare in alto a sinistra, si sposta, tende a spostarsi verso destra, alla classica, la chiamano la F, tende così e poi scende con un po' qua, poi dopo tende a scendere sulla sinistra, perché leggiamo a sinistra ovviamente, quindi tende, quindi lo vedete benissimo nei risultati di Google, la pubblicità di Google dove sta. I primi due o tre annunci stanno qui sopra, dove vedete di più, cominciano dopo a fare gli annunci qui e poi fanno tutte le ricerche qui sotto. Non è a caso che sono messe lì. E questi sono i risultati dell'eye tracking. Quindi, in questo caso qui, l'occhio si ferma su queste cose più scure. Considerate che qui l'occhio non si ferma, non guarda neanche. Voi potreste metterla, cioè, qualsiasi cosa che c'è qui, in questo momento non viene vista, più che non sia in grado di attirare l'attenzione dell'occhio. Quindi se voi prendete un sito, prendo il WWF, ma ovviamente prendo quelli più grossi perché sono un po' più attenti su queste cose qui, e ci pensate bene, il logo e il riferimento all'home è sempre in alto a sinistra, sempre, il tasto d'onora è sempre a destra, provate a farci caso, è sempre in fondo al menu a destra qui, il d'onora è sempre lì, e poi si scende, di solito c'è lo slide show qui e poi si va giù. Prendete i siti, i più grandi siti sono fatti tutti così, e questo rispecchia molto il fatto che abbiamo visto prima. Poi non è detto che, cioè non è detto che se noi qui mettiamo un qualcosa che riesce a attirare l'attenzione riusciamo a rompere lo schema, però quella è una tendenza di massima. E considerate che una persona quando arriva sul vostro sito dedica meno di 10 secondi, ma io direi anche 2-3 secondi, per valutare il contenuto e decidere se rimanere o andare. Quindi io vedo, l'esperienza magari la fate anche voi sul vostro, quando navigate, entrate su un sito, occhiata veloce, c'è quello che vi attendete di trovare, sì, no, se non c'è si cambia. Quindi il vostro obiettivo è riuscire ad attirare l'attenzione per prolungare quei 2 secondi, farli diventare 10, poi farli diventare 20 e farlo rimanere sul sito. Per questo c'è tutta la parte che stanno spingendo molto della parte emozionale, cioè studiare la parte emozionale, perché se io qui riesco ad attirare l'attenzione, quindi a stimolarti un'emozione, prolungo il tuo tempo di permanenza. Riesco a attirare la tua attenzione. Cosa c'è di più forte di un'emozione per attirarti l'attenzione? O il movimento. O il movimento, esatto. Però anche sul movimento, i banner, considerate che secondo me, e non solo secondo me, c'è una tendenza siamo assuefatti al movimento dei banner e tendiamo a non vederli. Siamo abituati a... diventano fastidiosi, quindi ci abbiamo sviluppato dei meccanismi di resistenza. Quindi tendiamo a percepirli già come pubblicità e quindi a scartarli. Come noi molte volte Google non vediamo la pubblicità anche se c'è, perché sappiamo benissimo che i primi due ricerche sul fondo colorato più diverso sono pubblicità, tendiamo ad andare subito sotto. Quindi l'effetto del movimento è questo qui. Quindi io dico sempre, se volete mettere un banner, un unico banner e basta, non cominciate a far girare 50 cose, poi girano poi la musica, cioè queste cose qui, evitatele, sono le cose peggiori, cioè, poi la musica non sa mai dove andare a spegnere, tra 2 ore a cercare dove è il tasto di spegni, solitamente sempre in basso, in un angolino. Vediamo ancora una cosa, no, vediamo se c'è ancora una cosa, prima dei consigli. No, ok, vabbè, poi troverete questa slide qui, ma è semplicemente da che cosa dipende la fiducia di un sito,
cioè hanno fatto una ricerca in cui andavano a chiedere quali erano gli elementi su un sito web che andavano a influire quella che era la percezione di fiducia nel sito stesso. Vedete come giochi in un ruolo centrale la grafica, che ne dicono tutti, un sito, anche sui siti di e-commerce, la grafica gioca un ruolo importantissimo nella fiducia nell'acquisto. Magari poi non arriva mai il prodotto, però se il sito è bello, se la grafica è pulita, se è curata, dite è un sito serio. Magari non lo è. Magari è il sito più brutto del mondo, però è quello più affidabile. E il linguaggio gioca una buona parte, nel senso di dire che pagine, poi vedremo, con 82.000 battute di testo, non funzionano. Il testimonial, vabbè, questo vale però non per le piccole organizzazioni, però se c'è la persona importante, ovviamente il testimonial porta con sé l'informazione. E influiscono pochissimo le eventuali certificazioni, cioè non so se avete presente quei siti che vi mettono tutto l'elenco delle certificazioni che hanno ISO, cioè ambientale, tutto quanto, non servono a niente, nel sito web ovviamente, e i contatti anche. Cioè il fatto che ci siano i contatti non è così importante nella creare fiducia nel sito web. Ci devono essere, ma non sono la parte centrale. In quei 2 secondi che arrivano sul sito web, dei contatti non se ne fanno niente. Ok, facciamo una pausa. È anche vero che a volte per trovare i contatti... No, va a riferire. Si sente? Che? Sì. Ok, riprendiamo. Adesso vediamo i 9 consigli per un sito di successo, chiamati così con un po' di ambizione, però diciamo che sono i 9 elementi che dovete tenere in considerazione quando andate a lavorare su un sito, quando lo pensate. E ovviamente vedrete che molti di questi 9 consigli sono, dite, ah vabbè, ma li sapevo già, però molto spesso li sapete, però dopo quando si va a fare il sito non si tengono in considerazione. Usabilità. Cosa vuol dire usabilità? Semplicemente l'utente che va sul sito deve riuscire a raggiungere il suo obiettivo in maniera facile e mirata. Nel senso, quindi deve essere usabile, cioè deve poter essere utilizzato. Il cito questo esempio qui, che è il sito della Fondazione Carlo Gnocchi, perché conosco la persona dell'organizzazione, che so che lo stanno rifacendo, quindi mi permetto di citarlo come caso poco efficace. In questo caso qui, se è l'home page, loro, non so, probabilmente la conoscete, la Fondazione Don Gnocchi, fanno assistenza sanitaria, hanno ospedali, hanno istituti di ricerca. In effetti, se voi cercate delle informazioni, è molto difficile. Avete menu ovunque, tante immagini, molto caotica nella composizione, proprio l'attività di sostegno, c'è questo banner del 5x1000, però in effetti fundraising non lo trovate, è molto confusionario. Però l'idea della home page lì non è... Della home page qui, considerate che qui abbiamo visto prima che la parte di maggiore visibilità del sito, cioè voi state dicendo nella parte dove vi giocate tutto il chi siete. Secondo me è un po' sprecato. Nel senso che qui ci avrei messo una bella immagine che dice che cosa fate. Perché io per leggere questa cosa qui devo dedicarci almeno 30-40 secondi. E sul sito non mi fermo 30-40. Il primo approccio non è la lettura, è la visione. Quindi io prima di tutto vedo. Quindi probabilmente se io questo sito qui lo vedo, guardo prima queste immagini qui. Questa parte qui la lascio per ultima, perché è la lettura. A riprova del fatto che ci stanno lavorando, è il sito che hanno pubblicato sui lasciti testamentari, uno dei primi siti in Italia, forse il primo, ha dedicato esclusivamente all'attività di raccolta fondi sui lasciti testamentari. Vedete che è completamente diversa l'esperienza utente, completamente diversa. Molto pulito, l'attenzione è molto centrata quindi su questa frase qua, cioè di rimanere accanto alla vita sempre, una guida, cioè una navigazione molto facile, cioè qui ho gli esempi di testamento, chi può fare testamento, 5 motivi,
scopri il progetto in corso, leggi le nostre testimonianze e mettiti in contatto con noi. Molto pulito, quello che state cercando, ecco, ovviamente è un sito specifico, quindi non ha molte informazioni da veicolare, però vedete come il passaggio da qui a qui, con poche cose si riesca completamente a cambiare l'esperienza utente. Qui probabilmente vi atterrate su questo sito e siete curiosi di andare a vedere qualcosa. L'attenzione vi colpisce, questa immagine sfocata è molto bella, cioè è studiato molto bene. Sì, anche se uno non ha niente da lasciare, vedete che questo qui è veramente fatto bene, nel senso che è lato usabilità, e anche poi io l'ho navigato un po', è fatto anche molto bene dentro le varie schede. Quindi vedete come basta poco per... Però questo è pensato dal punto di vista dell'utente. Chi ha progettato questo sito si è immedesimato nell'utente. Quindi dice, io che arrivo qui, che cosa mi aspetto di trovare? Qui invece è, io organizzazione, che cosa voglio mettere sul sito? Cioè qui ti do, infatti qui immagino che ogni parte dell'organizzazione ha il suo spazio, perché tutti vogliono mettere qualcosa, lo do spazio a tutti e tutti pubblicano. Perché c'è biblioteca scientifica. C'è una marea di informazioni, perché secondo me tutti ci vogliono mettere qualcosa e quindi dando spazio a tutti crea confusione. E dal punto di vista dell'organizzazione, cioè quello che io ti voglio dire. Qui invece è quello che tu ti aspetti di trovare. Quindi infatti se vedete il contatti è qui in fondo, il chi siamo probabilmente è solo cliccando qui, adesso non mi ricordo dov'è. Però vedete, il chi siamo rimane un po' marginale, non è che sparisce, ma rimane lì. Perché l'utente non si aspetta di vedere la storia della fondazione, si aspetta di cercare delle informazioni sui lasciti. Accessibilità. Cosa vuol dire? Che il vostro sito deve essere accessibile da qualsiasi dispositivo e per qualsiasi tipo di utente. Quindi... ci può essere un'accessibilità per tipologia di utente. Vabbè, ho citato il caso della Lega del Filo d'Oro perché ovviamente avendo persone ipovedenti o addirittura cieche, ovviamente il loro target di navigazione ha problemi visivi, quindi ovviamente devono impegnarsi molto sulla parte della rendere accessibile il sito a questi utenti. Ma ci sono, ad esempio, mettendo il carattere più e meno. Una persona che ci vede poco, magari cliccando il tasto ingrandisci il testo, magari ci vede meglio. Che non è un'opzione banale, perché molto spesso provate in qualche sito, fate più carattere e il sito, i testi spariscono, si spostano. Quindi, ma semplicemente anche l'accessibilità dei dispositivi mobili. Un po' di anni fa le agenzie erano tutte prese da fare i siti in Flash, il famoso Flash. Era un linguaggio di programmazione di un po' di anni fa che era molto grafico, molto interattivo, molto bello, bello, però di un'assoluta inaccessibilità e usabilità, e tutti i dispositivi mobili, per esempio della Apple, non li aprono. Quindi voi vi bruciate tutti quelli che hanno l'iPhone, tutti quelli che hanno l'iPad, anche altri dispositivi adesso stanno tentando di abbandonare il Flash. Quindi ostinarsi a fare dei pezzi in Flash è proprio... succedono ancora, ce ne sono ancora, pochi per fortuna, ma però considerate anche l'esperienza del sito sul dispositivo mobile. Qui per esempio è un sito che si rimodula a seconda del dispositivo, lo schermo è diverso ovviamente. Il fatto che si rimoduli così non è fondamentale, nel senso che alcuni sostengono tranquillamente che il sito debba essere lo stesso sito su entrambi, e quindi però che qui si veda bene tutto e poi se ti interessa fai lo zoom con le dita. Non è detto che voi dovete preparare una seconda versione, però l'importante è che sul dispositivo mobile e sugli altri dispositivi tablet si veda tutto, funzioni tutto alla perfezione. Addirittura tante volte è il menu, perché a volte il menu che voi cliccate si apre in automatico. Se voi considerate su un iPhone, per esempio, devi cliccarci sopra. Se voi vi cliccate, di solito aprite il menu, aprite il sito collegato al tasto, non il menu, perché non esiste solo il passaggio e l'apertura in automatico. Sono quelle piccole cose che ovviamente solitamente vengono sistemate, però verificate che funzionino. Linguaggio. Ovviamente il linguaggio abbiamo detto che è una cosa essenziale, cioè i tempi di permanenza su un sito sono sempre pochi,
La gente nel web tende a non leggere, si fida molto delle immagini, dei video, quindi cerchiamo di costruire dei testi che siano usabili e leggibili. Vi ho riportato questo testo qui dell'Associazione Italia Nostra. Nella storia è molto complicato il testo e molto ridondante di informazioni poco utili. C'è questo passaggio qui che cito sempre. Il 29 ottobre 1955, Umberto Zanotti Bianco, Pietro Paolo Trompeo, Giorgio Bassa, siglano l'atto costitutivo. Ho capito, sono nomi importanti probabilmente, però un utente difficilmente gli interessa, sono informazioni molto ridondanti, molto pesanti. Questo ad esempio è un modo diverso per raccontarvi la storia. Linea del tempo, questa è un'infografica navigabile, è un programmino che si adesso, se voi lo guardate, se andate sul sito è questo qui, non mi ricordo come si chiama il programma, è un programma gratuito che voi incorporate nel vostro sito e vi permette di illustrare la storia in maniera più dinamica, almeno. In questo caso qui io mi fermerei comunque a navigarlo un po'. Giusto per vedere come, anche semplicemente per giocare, come diceva prima, non ci interessa, però voglio capire effettivamente come funziona. E la stessa immagine può essere trasformata così, cioè voi potete scegliere. Però vedete che è diverso. Cioè nel 1989 nasce su iniziativa di un gruppo di professionisti, imprenditori e esponenti della società civile, l'associazione Terre des Hommes Italia. Non ti dico tutti i firmatari della convenzione, tutti. Considerate che Italia Nostra è un'organizzazione di un certo tipo, questa è un'organizzazione diversa, ci sta tutto. Però se volete comunicare nel web, qui la gente legge, lì probabilmente legge solo chi veramente deve andare a cercare chi era il fondatore. Vi perdete, ecco, si chiama DPT, un'applicazione web gratuita se non sbaglio. Poi sul linguaggio faremo un passaggio anche dopo. Rintracciabile, questo probabilmente è il problema più grosso che hanno tutti i siti. Dobbiamo essere rintracciabili. Quando noi mettiamo su Google il nostro nome, deve uscire almeno al primo posto. Però il nostro obiettivo non è far che esca col nostro nome, perché è il solito discorso di prima. Il nostro nome ci cerca solo chi già ci conosce, il nostro obiettivo è uscire per altre cose. Quindi dovremmo riuscire in qualche modo ad essere visibili anche attraverso la definizione delle parole chiave particolari. Come si fa? Si fa andando a lavorare sui contenuti che scrivete nelle pagine. Adesso dipende un po' da che cosa avete sul sito, però molto spesso avete nel sito anche un analizzatore di parole chiave. Però quando voi scrivete il titolo, per esempio, nel titolo della pagina mettete la parola chiave, per esempio, sempre all'inizio. Se voi state parlando di... non viene in mente niente, però... vuoi diventare volontario della nostra associazione? Il titolo potrebbe essere invece di vuoi diventare volontario della nostra, volontariato o volontari in X, nell'associazione X. Cioè cercate di mettere sempre le informazioni all'inizio. Poi nel testo scrivete quello che realmente state scrivendo, ma molto spesso una volta, considerato che i punteggi su Google venivano creati dal traffico, si tendeva a fare delle pagine ridondanti perché così tiravo più traffico avevo, più alto ero nelle classifiche di Google. Adesso funziona esattamente opposto. Io devo scrivere dei testi che siano coerenti con quello che dichiaro di voler scrivere. Se sto parlando di volontari, nella pagina non vado a parlare di altro. Faccio una pagina dedicata ai volontari, in cui scriverò nel testo vuoi diventare volontario, cioè rimarco più volte la parola volontario. Sto scrivendo una notizia legata a il problema dei senza tetto a Foggia, deciderò che parola voglio utilizzare, senza tetto, homeless o quello che volete, quello che decidete essere una parola centrale, e cercherò di utilizzarla due volte, tre volte nel testo, in maniera coerente, non messa lì a caso. Perché sempre di più Google va a fare analisi anche di tipo semantico, quindi capisce se la parola è messa lì a caso o è coerente col contesto in cui è inserito. Quindi utilizzate spesso le parole chiave nei testi che scrivete, nei titoli.
utilizzate dei link coerenti quando scrivete dei testi. Cioè, per esempio, state parlando del, uso sempre il senza tetto, come dice il rapporto XY, metteteci il link alla pagina del rapporto. In modo tale, create rete sui contenuti. Perché cosa succede? Perché Google, quando va a vedere la vostra pagina, trova il link, una parte dell'analizzatore va sul link, fa l'analisi dell'altra pagina, se c'è coerenza contenutistica, attribuisce a quel collegamento un punteggio buono, dice ok, mi stai segnalando qualcosa che vale, c'è coerenza, e acquisisce solitamente l'altro sito, fa trasferire il punteggio di visibilità dell'altro sito sul vostro, perché dice siete coerenti, vuol dire che state parlando lo stesso argomento, se l'altro sito è un sito autorevole, vuol dire che tu stai citando una fonte autorevole e coerente, e quindi ti trasferisco parte della visibilità. Quindi utilizzate link coerenti. Non utilizzate, per esempio, la pagina dei partner, link, vi arrivano, scambiamoci link che aumentiamo la visibilità. No, quello non serve più da tanti anni, quella cosa lì. Dei siti avevano partner, link, quella pagina. Non serve a niente. I link devono essere coerenti con quello che state scrivendo. Utilizzate link coerenti all'interno del vostro sito, perché ovviamente quando lo spider, che è l'elemento di Google che va a leggere le pagine, trova un link, segue quel link. Se voi fate un percorso coerente sulle pagine, ovviamente acquisisce punteggio, Google riesce a riconoscere che voi avete coerenza nei contenuti. Tutto questo vi serve per fare in modo che quando voi scrivete senza tetto Foggia, probabilmente esce per primo il vostro sito. Perché Google dice, ok, so che tu in questa pagina qui stai parlando coerentemente del problema dei senza tetto a Foggia. Che tu sia un'organizzazione, che tu possa essere la pagina del Ministero. Stai parlando di questo tema in maniera coerente. E quindi, ovviamente, come dicevamo prima, vi farà atterrare su quel sito entrando dalla pagina, dal retro. Entrate da un'altra porta sul vostro sito. Quindi quando costruite il sito, fate in modo che quella pagina lì sia anche, ovviamente, ci sia la possibilità di garantire navigabilità alle altre pagine del sito. Un'altra cosa al volo, sempre sulla rintracciabilità, le potenzialità che vi offre Google. Ad esempio questa parte qui. Adesso ho un dubbio perché scrive... Vabbè. Fate la ricerca, AIRC, non so come mai nella ricerca sia UNICEF, probabilmente ho sbagliato... Ah no, aspettate. No, è qui così, esatto, l'immagine parte da qui. Se voi avete collegato il vostro sito col profilo di Google+, per esempio, Google vi fa vedere il box dell'ultima notizia che avete pubblicato su Google+, per esempio. Adesso Google sta lavorando molto sul collegamento tra Google+ e il vostro sito. Questo ve lo deve fare il vostro tecnico, perché c'è un codice da incorporare nel sito, però è già un modo per offrire informazioni in più. Considerate che sempre di più, quando voi scriverete una ricerca, una parola di ricerca, tipo, torniamo sempre, senza tetto Foggia, e siete autenticati su Google, quindi la vostra barra, cioè siete collegati col vostro profilo, sempre di più Google vi restituirà non i risultati coerenti con la parola, ma i risultati coerenti con la parola che hanno ricevuto maggior mi piace dai vostri collegamenti su Google+. Quindi lì chi lavorerà su questo settore avrà da impazzire probabilmente, perché non dipenderà più dalla coerenza dei contenuti, ma da che cosa è solito navigare la tua rete di amicizie. Perché dice, se il tuo amico ha scritto mi piace su questa pagina, probabilmente ti interessa di più di quella che dico io che è coerente. Quindi c'è altre opportunità. Oppure queste cose qui. Queste schede, magari le avete viste, succede su tante cose, ad esempio queste le potete ottenere se scrivete al profilo Google Place, che è quello che vi mette il nome sulle cartine di Google Maps, e vi chiede se siete un'organizzazione, gli orari di apertura, il sito, tutte le varie informazioni. E quindi vi mette la cartina e vi dà una serie di informazioni. Quindi la rintracciabilità può passare anche attraverso queste informazioni. Ovviamente qui dovete mettere il nome preciso per avere queste informazioni. Oppure un altro modo per promuoversi sulle parole che non sono, diciamo, il vostro nome è quello di utilizzare il programma di pubblicità sul motore di ricerca di Google.
Il programma si chiama Google Grant, G-R-A-N-T, perché T o due T non mi ricordo, è un programma gratuito che vi offre un budget di $10,000 da spendere ogni mese in pubblicità. Quindi andate ad acquistare delle parole chiavi e potete uscire negli annunci pubblicitari. Qualcuno di voi lo conosce? Nessuno, allora vi faccio un piccolo approfondimento che secondo me è una cosa interessante che vi può essere utile. Questi qui sono 10 spazi pubblicitari, no? Li avete ben presenti. E il programma che ci sta dietro di Google si chiama Google AdWords. È il programma di acquisto pubblicità con cui si autofinanzia Google, no, autofinanzia, di cui si finanzia Google, attraverso la vendita delle parole chiave e degli spazi pubblicitari legati a quelle parole. Quindi come funziona il meccanismo? Molto, abbastanza semplice. Io dico, io compro la parola adozione a distanza, gli dico a Google, io per quella parola lì sono disposto a spendere $1 ogni volta che una persona ci clicca sopra il mio annuncio. Quindi ti dico, se qualcuno clicca su questo annuncio qui, che l'ho pubblicato io, è il mio annuncio, ti do €1 ogni volta che qualcuno ci clicca. Cosa succede? Arriva l'altro e dice, no, io te ne do €1,20, io te ne do €1,50, io te ne do 90. Quindi scatta un'asta. È praticamente è un meccanismo ad asta, un po' più complesso di come lo sto spiegando, però la logica è questa. Quindi in base alla vostra, al miglior offerente e in base alla potenzialità che ha questo offerente che Google calcola, che giustamente Google ha bisogno che tu anche mi offri €50 ma nessuno ti clicca, probabilmente a Google non gli interessa. Quindi valuta sia la vostra capacità di attirare click che il vostro prezzo, li mette in ordine, primo, secondo, terzo, quarto, quinto, e mette giù, fino a 10 spazi. E questo è il programma AdWords, che voi pagate, avete un budget e mettete dei soldi. Per il non profit, Google ha deciso di regalare alle organizzazioni non profit $10,000 da poter spendere ogni mese. E non sono pochi, nessuno riesce ad arrivarci in fondo solitamente. Quindi voi vi iscrivete al programma, avete tutta una serie di certificazioni da mandare a Google, una cosa un po' burocratica ma semplice, e dopo avete a disposizione questi €10,000 che potete utilizzare per mettere gli annunci pubblicitari. Ci sono dei limiti, adesso li hanno modificati da pochi mesi, forse mesi o anche settimane. Il limite è non potete offrire più di $2 a parola. Quindi, perché ovviamente se volete offrire di più dovete pagare, entrare nell'altro programma. Non potete avere più di un tot di budget giornaliero, molto alto, comunque. Avete alcuni limiti che basta che cercatevi dopo, quando il programma vi dice tutti i limiti. E quindi voi praticamente potete partecipare a questo programma gratuitamente. E cosa succede? Che ovviamente potete legarvi a delle parole che disabilità potreste in qualche modo magari uscire negli annunci a pagamento. Quindi in qualche modo potreste bypassare il fatto che voi non potreste uscire mai qua sotto, ma potete uscire col pagamento. Un esperimento molto interessante è stato fatto sui lasciti testamentari, per esempio. Ho utilizzato la parola lascito testamentario come parola acquistata e ho ottenuto un traffico enorme, perché è una parola che nessuno acquista. Perché nessuno va a pensare lascita. Quindi con un investimento molto poco, che tanto era gratuito lo stesso, ho potuto sperimentare perché non ci mettevo soldi io, sono riuscito a ottenere un'alta visibilità di click sul mio sito. Che poi dopo non andasse a buon fine dall'altra parte è un altro discorso. Però è molto potente se voi riuscite a trovare la parola chiave idonea, quella che più vi può interessare. Ovviamente se andate a concorrermi su bomboniere solidali, adozione a distanza o parole così, le avete tutte queste qui che stanno facendo concorrenza. Quindi, ma permettono automaticamente anche senza pubblicità. Sì, ma però potreste entrare a scardinare quest'ordine qui, non è fisso, viene generato ogni volta, cioè ogni volta Google decide l'ordine. Quindi se voi riuscite a offrire, cioè, per esempio, volete adozione a distanza, decidete di pagando col programma però €10 a parola, probabilmente riuscite a sorpassare adozione a distanza, però Save the Children, però considerate che ogni volta che uno vi fa click sono €10. Se poi non riuscite a concretizzarlo è un problema. Quindi l'idea è potete andare a lavorare su parole che sono più vicine, magari per esempio voi
anziché bomboniere solidali le chiamate in un altro modo e fate tutta la vostra comunicazione giocando sull'altro modo di tipo anziché bomboniere solidali magari sparo, pergamene solidali, ma esiste già, però è per fare l'esempio. Quindi voi tutta la vostra parte si lavora sulle pergamene solidali, quindi la gente cercherà magari pergamene solidali e quindi è più facile che esca rispetto ad altri nomi. Quindi dovete andare in qualche modo a selezionare quelle parole su cui state lavorando già sui contenuti del sito e potete agganciarle anche qui, ovviamente. Cioè, dovete, essendo poi il bello che essendo gratuito potete sperimentare. Se io lo faccio per un'azienda, devo trovare diciamo, da subito la parola vincente, perché ci sta mettendo dei soldi. Qui, se anche malauguratamente vi va male, non ci rimettete niente. Cioè, dovete solo fare un po' di pratica, perché poi potete testare i messaggi, cioè potete caricare 3 messaggi, vedete quale dei 3 va meglio, quindi toglierne uno, sostituirlo, cambiare una parola. Quindi, diciamo che più bravi siete, più andate a colpo sicuro. Più lo fate per provare, più dovete sperimentare. Però ovviamente, essendo che non ci rimettete dei soldi, potete anche permettervi il lusso di sbagliare. Ovviamente ci perdete, perché perdete delle occasioni, però non è così drammatico se ci perdete dei soldi. Poi, se avete dei dubbi, se avete delle curiosità su questa cosa qui, ne riparliamo, magari mi scrivete, ci sentiamo in altro modo. Perché, il programma si chiama Google Grant. GRANT, non mi ricordo se ha 2 T o 1 T, mi pare che una sola, e si appoggia diciamo al programma più generico che si chiama Google AdWords, sarebbe il Google AdWords per il non profit e il programma si chiama Google Grant. Google offre una marea di servizi per il non profit, gratuiti, gratuiti e non gratuiti, cioè gratuiti anche per tutti gli altri, tipo Google Analytics è gratuito per... non so se conoscete, mai sentito parlare, è un software di analisi delle attività sul sito web, però è gratis per tutti, quindi per il non profit, per alcuni settori non profit, non tutti, offre anche delle caselle di posta, si chiama Google Apps, è un programma di estensione della casella Gmail per il lavoro, è un programma che offre alle aziende, per alcuni non profit, soprattutto in ambito educativo, università, offre questo programma gratuitamente per le strutture. Stanno cercando di estenderlo anche alle Onlus, ma non sono ancora in fase, cioè non l'hanno ancora fatto completamente. YouTube, che per esempio è un canale, YouTube è di proprietà di Google, offre in America, per esempio, la possibilità di inserire il pulsante Dona Ora sui video di YouTube. Voi potete collegare il canale YouTube al vostro servizio di donazione online e avere sui video la possibilità di donare. Alcuni servizi del non profit sono più per la parte americana che non ancora arrivati in Italia, perché in America hanno un servizio di gestione delle donazioni diverse, cioè loro hanno un istituto che può raccogliere soldi per tutte. Quindi cosa fanno? Google si collega a questo istituto che poi lui ripartisce. Però stanno arrivando, poi cos'è che c'era? Se voi cercate Google per il non profit, c'è proprio una pagina dedicata a Google per il non profit e vi spiegano i vari prodotti. Qualcosa su Google Earth, quindi il mappamondo, hanno diversi progetti. Purtroppo alcuni ti scontri poi che guardi bello, 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 perché in italiano, poi guardi chi può accedere, le Onlus americane col codice C qualcosa, e dici vabbè. Però sì, però so che l'anno scorso hanno fatto un seminario, sì, un incontro, un convegno, in cui dicevano che stanno tentando di portare anche in Italia parte di questi servizi. Aggiornamento, lo abbiamo detto prima. Il sito deve essere aggiornato in maniera costante, quindi non importa la quotidianità, ma importa la costanza. Questo è per esempio un sito che avevo trovato, una società cooperativa marchigiana, notiziario, aveva 7 marzo 2012 una notizia, 23 dicembre 2011 l'altra notizia, poi 2-12 2011 l'altra, cioè vedete come sono un po' casuali le date di pubblicazione delle notizie e a volte qui sono passati 3 mesi, un sito che non ha un aggiornamento ogni 3 mesi è proprio un sito che ha dei grossi, cioè è un problema. Però è certificato, è bello in grande in primo posto,
l'importante è che sia il certificato. Poi qui ho messo il caso del banco alimentare senza saperlo che c'era. Vedete come l'aggiornamento sia praticamente quotidiano. Questo, vabbè, mi direte, ok, il banco alimentare ha notizie tutti i giorni, certo, ma l'obiettivo non è avere notizie tutti i giorni, l'obiettivo è pubblicare con costanza, cioè tenere, se non avete notizie, fatele ogni 2, 3 giorni, 4 giorni, però non fatene 3 in un giorno e niente per 2 settimane. Cercate, tante notizie che avete possono uscire anche con 3 giorni di ritardo, non è fondamentale proprio la data, ovviamente se è un evento no, ma se è una notizia può anche essere rinviata, quindi dividete le notizie tra quelle che devono uscire in quella data e delle notizie jolly che potete giocarvi su più giorni, giorni morti. E ovviamente qui avete la possibilità di pianificare le uscite, quindi anche sul sito, ad esempio, la maggior parte dei siti sono fatti su WordPress o Joomla, sono 2 piattaforme che poi vedremo, potete dirgli la data di pubblicazione è il 10 marzo alle 12.40. Lui quel giorno lì ve lo fa vedere, anche retroattivo, se mettete una data vecchia, esce datata precedentemente, antecedente. Ok. Qui, come dicevamo prima, comunicazione coordinata, cioè cercate di far passare il sito web su tutte le comunicazioni che fate, sempre. Questo è un manifesto che ho trovato su internet di Terre des Hommes, insieme ad altre organizzazioni che fanno questo evento a Ponte di Legno con le Iene, con una serie, però ho cercato su tutto il manifesto, non c'è un riferimento al sito web. Non è un male, però se ci fosse stata era un modo in più per comunicare il sito. Non vi costava niente mettere per ulteriori informazioni un sito o semplicemente il sito sotto. Non è, diciamo che non è negativo, ma si poteva anche metterlo, ecco. Io le consiglierei di metterlo. Ad esempio questo è un inserto mandato tramite un mailing di Greenpeace, un librettino, in cui ti dice se vuoi sapere di più su chi siamo e cosa facciamo, perché non clicchi sul nostro sito? In un foglietto pieghevole, quindi in cartaceo. È una banalità, perché in effetti non costa niente, non vi occupa di grandi spazio, però è un modo per, e come diceva di prima, se al banchetto gli do, vuoi fare la donazione, ok, ti lascio un qualcosa e ti dico, vuoi sapere chi siamo meglio, vuoi scoprire gli altri eventi, collegati al sito, te lo do, te lo dico, te lo scrivo. Quindi non perdiamo occasione di diffondere il nostro sito ovunque, perché è l'unico strumento che abbiamo per comunicare in maniera cioè aggiornata. Lo stesso può esserci anche il seguici su Facebook, su Twitter, cioè su dove siete, la stessa cosa. Non perdete l'occasione di evidenziare, di mettere in evidenza, in mostra che ci siete anche nel web, specialmente se state entrando da poco. Emozionare, questa è forse la sfida più grande che si ha nel web, nel senso che per tutto quello che ci siamo detti prima, i tempi di attenzione su un web sono estremamente bassi, quindi se io atterro su una pagina di questo sito qui Libera, in questa configurazione di questo giorno, perché poi cambia e con dei risultati diversi, effettivamente ho poche immagini di tipo emozionale. È poco, sicuramente poco emozionale rispetto a una pagina fatta di questo tipo qui. Voi la vedete un po' male perché è un po'... però riuscite a vedere il bambino, questa è la classica faccia, cioè uno dei bambini classici che usano. Però notate la differenza, cioè un'immagine come può cambiare completamente l'attenzione che uno ci mette nella lettura del contenuto. Per esempio qui, Libera, mi pare il giorno dopo o qualche settimana dopo, aveva messo il banner con le facce di Borsellino, Falcone. Cioè lì era un'immagine completamente diversa. Aveva una carica emotiva completamente diversa rispetto a questa immagine che, pur ricca di significato, se volete, implicito, sotteso, non è così immediata. Considerate che il nostro cervello riconosce soprattutto, cioè concentra la sua attività soprattutto sui volti.
La nostra attività, il nostro cervello è quasi costantemente impegnato a riconoscere i volti, a lavorare sul volto, perché la nostra evoluzione si è concentrata su quello. Soprattutto volti di bambini, il volto di bambino attira moltissimo l'attenzione, i cuccioli, infatti perché gli animalisti, le cause animaliste sono molto emozionali, perché fanno vedere i cuccioli, l'uomo è attratto molto dal cucciolo emotivamente. Quindi cercate di utilizzare dei volti, il volto è un attivatore emotivo molto forte. E la nostra attività è molto, voi sapete, cioè, qualcuno di voi ha presente Lie to Me, il telefilm, che tipo è lo studio delle espressioni facciali per identificare le emozioni. Cioè noi siamo molto bravi a leggere in faccia le emozioni, qualcuno di più, qualcuno di meno, però in base al volto non riusciamo a capire se una persona è triste, se una persona è felice. E la nostra attività è impegnata a ricercare queste cose qui. Quindi questa foto qui ci trasmette subito emozione di gioia, di felicità, di attivazione molto, molto forte. Quindi lavorate molto, cioè se avete la possibilità utilizzate le foto di volti. Poi qui c'è tutta la parte etica, però come vedete in questo caso qui non è un bambino malato, non è un bambino cioè non è le classiche immagini pietistiche, è un bambino sorridente. Se volete fuori contesto anche rispetto alla problematica che trattano, perché un bambino così non è certo un bambino oggetto delle attenzioni di UNICEF, perché questo sembrerebbe un bambino felice, purtroppo UNICEF lavora più che altro sui bambini sofferenti, però non è detto che non si possa utilizzare dei volti, ecco, non è detto, ecco. E poi l'altra cosa importante è emozionare attraverso le storie. So che Valeria ha fatto vedere dei filmati della bambina di Charity Water, ce ne sarebbe un altro che adesso vediamo se riusciamo, sul cane, che non so se hai fatto vedere, di un'organizzazione americana, la storia di un cane. Cioè, noi tendiamo a prestare molta attenzione alle storie, quindi nel sito imparate a raccontare, nel sito cercate di raccontare delle storie vissute, perché la storia vissuta da un lato attiva emozionalmente, empaticamente ci coinvolge e in qualche modo ci fa sentire più parte della realtà e dell'attività dell'organizzazione. Cioè dire in Africa muoiono ogni 6 minuti un bambino di malaria è un certo modo di comunicare. Farvi vedere la storia, mi pare Lazarus qualcosa l'ha fatto vedere? No, è una campagna fatta da Bono, quindi One, l'associazione di Bono con UNAIDS. Era una campagna che si chiamava Lazarus, con riferimento a Lazzaro, e faceva vedere l'immagine, c'era la foto della persona affetta da AIDS sul punto di morte, tenuta in mano dalla stessa persona oggi guarita. Quindi avevate l'immagine di lei, quindi un po' il richiamo alla rinascita dalla morte. E beh, raccontare la storia di quella persona che è riuscita a rinascere sicuramente vi emoziona molto di più di dirvi che ogni 6 minuti muore una persona di AIDS. E quindi raccontare una storia vi coinvolge e comunque vi fa percepire molto meglio quello che state facendo rispetto a dei dati molto razionali. È anche un invito, una sollecitazione ad agire e a... Certo, puoi ripetere, cioè questa storia si può ripetere altre volte, aiutaci a ripeterle. Quindi, però la storia comunque è, anche perché concretizza e ve la fa quasi vivere, la vivete insieme a loro la storia, quindi la rivivete insieme, quindi vi coinvolge molto di più. Questo era il sito di Terre des Hommes che vi ho fatto vedere all'inizio, quello di campagna, che era tutta basata su Ariel, su una bambina, e aveva la voce, aveva i sogni di Ariel, la vita, la storia di Ariel, quindi aveva un diario, quindi ti raccontava la storia. Una storia che rappresentava tutte le altre storie che con quella campagna sarebbero andati ad aiutare tutte le vostre organizzazioni, andando a lavorare con le persone o con gli animali, però qua associazioni ambientaliste, animaliste non ce ne sono, andate a che fare con delle persone e quindi con delle storie. Voi avete un mucchio di storie da raccontare e non è detto che la dovete raccontare col nome e cognome della vera persona. Si possono cambiare il nome, si possono cambiare i cognomi, si possono modificare le storie se non ci sono dei dettagli riconducibili, però voi avete delle storie da raccontare. La vostra attività è fatta di storie.
di persone che hanno una storia e con un problema e che voi andate a risolvere quel problema. Ultimo, e non potevamo che tornare sulla grafica. La grafica purtroppo, cioè purtroppo la grafica è un elemento che influisce, l'avevamo prima nella torta di prima, per un 25% sulla fiducia che una persona ha su un sito web. Questo è il sito di VIS, Volontariato Internazionale per lo Sviluppo, Volontariato Internazionale per lo Sviluppo, è un sito molto, se vogliamo, pulito, cioè semplice da un punto di vista grafico, perché ha la linea grafica è molto semplice, però è molto caotica, nel senso troppe informazioni, graficamente poco riconoscibili, è sicuramente, cioè con una grafica diversa avrebbe una resa sicuramente migliore. Vabbè, vi cito il classico di Charity Water, che ha una grafica cioè, completamente diversa, molto semplice, e vi sta dicendo tutto. Loro lavorano molto sul compleanno, la storia ve l'ha raccontata, quindi al tuo prossimo compleanno cambia il mondo. Qui è sponsorizza un progetto di un pozzo d'acqua, diventa fundraiser perché loro hanno un'attività hanno un personal fundraising all'interno del loro sito, quindi e perché gestiamo l'acqua. E tutte le altre informazioni dal menu sopra. Loro lavorano moltissimo, hanno una comunicazione molto efficace. Vi consiglio di andare a vedervi il sito perché è proprio molto bello. Charity Water, CHARITY lunga. Loro sanno comunicare molto bene con le immagini. Una campagna che l'ho sempre in mente era, c'era un piatto con un pomodoro, la pasta secca, e diceva tipo l'acqua non serve solo per bere, senza acqua non fate la pasta. Era di una banalità estrema, ma di un'efficacia enorme. Quindi la grafica non serve, come dire, avere un grafico, il miglior grafico del mondo. Basta semplicemente poche cose, ma fatte bene. Vi ho messo alcuni siti che vi consiglio così di andare a darvi un'occhiata. Questo è la Robin Hood Foundation americana. Anche qui vedete la struttura, il problema, il nostro approccio, il nostro impatto e dona. Il chi siamo è about lassù in cima. Che voi mi direte, sì, però lassù è il punto dove si vede di più. Ok, però è scritto molto piccolo, quindi probabilmente l'occhio non cade sicuramente lì, cade probabilmente qui, sulla parte centrale. Però loro, ad esempio, più sotto, spiegano i loro risultati così. Ovviamente vi sto proponendo delle cose che sono al di fuori delle vostre portate economiche, non capacità, portata economica. Perché ovviamente qui ci vuole delle persone in gamba. Magari tra i vostri volontari ci sono, e siete fortunatissimi. Sono partiti come in queste realtà, però usando le tecniche. Sì, investendo, poi siamo in America, quindi c'è molto. Punto che deve passare. Sì, poi sì, si sì. Impara dai migliori per diventare. Eh certo. Non come loro, però. Oppure è sicuro che si rimane. No, esatto. Infatti, l'obiettivo mio non è. Vi faccio vedere questi che secondo me sono il massimo. E dico sempre, voi andate sempre a vedere le altre cose e cercate di tra virgolette, rubare delle idee. Cioè questo qui cos'è il messaggio che volevo farvi passare? È una comunicazione pulita e molto semplice. Adesso va molto di moda, se vedete i siti quelli più moderni, comunicare con poche informazioni, molto, molto grafiche, le classiche infografiche, ma comunque ti spiego molto bene, il 92% della popolazione... due volte più efficaci degli altri, proprio qui dopo se andate su ogni colonnina vi dà un altro risultato, cioè una comunicazione molto pulita. Questa è Charity Water sempre, ve l'ho riportata qui, voi non lo vedete, però è perché è un po' scuro, però sono due mani che tengono in mano due bicchieri, uno è acqua pulita e uno è acqua sporca, cioè l'acqua normale con l'acqua pulita, e semplicemente donate e date acqua pulita. Anche questa immagine qui non c'è dietro chissà che studio, chissà che cosa, ma semplicemente l'idea di essere immediati nella comunicazione. Questo è la loro, cioè come loro ti spiegano i rischi dell'acqua. La mano, con un bambino che tiene dell'acqua così, e ti dico questo batterio qui è contenuto nell'acqua, questo batterio è contenuto. C'è
Cioè, capite come è completamente diversa la comunicazione. Io qui mi soffermo a leggerli, cioè se anche ci devo dedicare 10 secondi, questa immagine qui la leggo in 2 secondi, mi attira, mi fermo, poi approfondisco. Cioè, cercate di costruire per immagini che siano comunicative. Qui poi ve ne ho messi altri, che sono fatti bene. Ce ne sono anche italiani. Velocemente, consigli sulla scrittura, poi andiamo a vedere i vostri siti, qualcuno dei vostri. Titoli brevi con poche parole chiave all'inizio, l'abbiamo già detto. È come in un giornale, il titolo lungo non lo si legge quasi mai. Si legge sempre, la nostra lettura processa sempre le prime 2 o 3 parole. Poi se ci interessa andiamo avanti, se no saltiamo. Ecco, paragrafi brevi e diciamo distanziati. Se voi avete da scrivere un testo molto lungo, non scrivete tutto il testo lungo, che appena lo guardi dici no, quanto lungo è questo testo. Fai lo scroll e vedi che è all'infinito, cioè ti sembra molto più lungo di quello che è. Dividetelo in paragrafi, cercate di dare un titolo a ogni paragrafo, cioè cercate di dire qui si parla di questo, qui si parla di questo, così se anche le persone vogliono saltare il primo possono passare al secondo. Utilizzate gli elenchi puntati, cioè cercate di, per velocizzare la lettura, utilizzate gli elenchi puntati, in modo tale che l'attenzione cade sull'elenco puntato. Aiutate la navigazione evidenziando le parole, grassetto. Non utilizzate i colori, il sottolineato, cioè un po' che sottolineate, un po' che in grassetto, un po' che in corsivo, un po' che in rosso, un po' che in... Decidete, cioè, solo le parole più importanti in grassetto, in modo tale che uno, se vuole, legge il contenuto del testo solo col grassetti. Ovviamente sono consigli che ci fanno anche per la scrittura cartacea, non è... Considerate che anche per una questione di una parola messa in grassetto, per Google la considera più importante del resto del testo. Perché ovviamente il grassetto ha un codice particolare e Google sa che le parole col grassetto sono le parole più importanti, le parole chiave. Quindi se volete, volete lavorare su quelle parole, evidenziatele. Ovviamente evitate i siti di mettere e tutti i testi su sfondo scuro, metteteli su fondo bianco con la scritta scura, anche se paradossalmente e teoricamente dovreste fare l'inverso, fondo scuro su scritta bianca a monitor, però il risultato è illeggibile, perché lo sapete, se sulla carta stampata si fa sempre fondo bianco con scritta nera, cioè il fondo chiaro con la scritta scura, perché la stampa tende... cioè il carattere comunque si allarga nella stampa, il nero tende a ampliarsi, quindi leggete meglio. Nel web, essendo la luce da dietro, se mettete lo sfondo bianco tenderebbe a mangiare un po' il carattere. Però se mettete lo sfondo nero il testo chiaro è illeggibile, quindi tutti gli esperimenti provati li ho sempre trovati di scarsa leggibilità. Infine utilizzate un linguaggio semplice e comprensibile immediatamente. Evitate avverbi... 7-8 aggettivi tutti in fila. Ricordatevi che avete sempre 10-20 secondi, il messaggio deve passare subito, quindi in maniera molto molto asciutta dite il contenuto, che non vuol dire scritto in maniera con la K, cioè queste cose qui evitatele, scrivete in italiano e si può scrivere in italiano bene anche avendo un linguaggio asciutto. Ultimo accenno veloce alle ICMS, Content Management System. Qualcuno di voi magari già conosce un po' questa cosa qui. È semplicemente la piattaforma, il sistema che vi permette di caricare le informazioni sul sito. Magari chi lo deve fare o chi già ci mette le mani lo sa, cioè dove voi andate fisicamente a scrivere l'articolo che pubblicate. Possono essere di 2 tipi, quelli open source, cioè quindi gratuiti, e quelli sviluppati dalla singola agenzia. Io personalmente, se mi sentono le agenzie, adesso che siamo in streaming, eviterei quelli proprietari, soprattutto per i vostri progetti, per un semplice motivo: costano di più, perché ovviamente l'agenzia l'ha sviluppato e giustamente si fa pagare,
vi vincola l'agenzia, perché quella piattaforma l'ha sviluppata loro e dovete stare legati a loro. La gestione dei problemi è complicato, nel senso di dire che solitamente la viene creata per tre siti, due siti, e i problemi nascono sul vostro sito. Quindi dovete aspettare, cioè, ogni volta che fate qualcosa voi e cioè, riscontrate un problema, devono risolvervelo ad hoc. E poi ovviamente hanno potenzialità limitate, se non ad un costo elevato. Cioè, ho bisogno che mi faccia il box della newsletter e devo sviluppartelo. E quindi mi ci vogliono 3 giorni di lavoro e sono 2.000 euro. I CMS open source invece sono gratuiti o quasi, nel senso che la piattaforma è gratuita, poi ovviamente se volete delle cose da aggiungere ci può essere che qualcuno le sviluppi ad hoc e ve le faccia pagare, ma potete pagare anche 5 euro, 10 euro, non è che a volte sono dei ragazzi che si sperimentano e gli dicono vabbè ci ho messo 2 giorni con 5 euro, lo vendono a 5 euro giusto così per provarci, quindi i prezzi sono molto più bassi. Il 99% degli informatici vi sa lavorare, nel senso che essendo piattaforme open source che vengono utilizzate ormai quasi ovunque, chiunque sa metterci le mani. E questo vi svincola dall'agenzia, perché può succedere con l'agenzia di punto in bianco litigate, vi dice va bene, questo è il sito, voi siete fregati, nel senso che fate fatica. Qui, vabbè, passate un altro sviluppatore, ci metterà un po' a capire, ma neanche tanto, e ci mette le mani tranquillamente. La cosa più importante però è che ogni giorno vi lavorano milioni di sviluppatori, essendo piattaforme mondiali, voi avete milioni di siti che si stanno sviluppando su quella piattaforma là. Quindi il problema non ce l'avete voi, ce l'hanno in 50, ci sono altri migliaia di sviluppatori che ci stanno mettendo le mani, ci sono le community e loro risolvono i problemi in tempi rapidi. O magari trovate già la soluzione fatta da qualcun altro. Quindi, vabbè, poi riuscite comunque a personalizzarlo in qualsiasi modo, e sono assolutamente fatti per gli utenti, cioè chi di voi ha WordPress? Nessuno. Nessuno gestisce la parte dell'inserimento articoli. Beh, se vi capiterà di vedere come funziona tipo WordPress, che è quello più facile, vedrete che è tipo usare Word, titolo, avete gli stessi strumenti, copia e incolla, grassetto, scrivete, fate pubblica e pubblicato l'annuncio. Quindi sono estremamente facili da gestire. Qui vi ho messo i 3 più importanti, sono in ordine di complessità, quindi WordPress, Joomla e Drupal, sono i 3 più complessi, cioè i 3 più famosi, questo è il più complesso. Quindi se magari vi capita, come per voi che dovete fare ancora il sito, di parlare con un'agenzia e vi dice come lo sviluppiamo, io consiglierei di spingere di no, la piattaforma preferisco che sia open source, un WordPress o un Joomla, dipende da come lavorano loro. Evitate di andare a incastrarvi su cose che poi dopo fate fatica a liberarvi, che ho diverse esperienze con CMS proprietari che si fa veramente una fatica incredibile. Sì, è una cosa, per quanto bravi possono essere gli sviluppatori, ma è veramente complicato. Quindi è solo un consiglio per non andare a imbarcarsi su una strada tortuosa. Ok, facciamo delle esercitazioni. Cioè, delle esercitazioni più che altro è questa tabella qui. Io direi che possiamo prendere qualche sito delle vostre organizzazioni, qualcuno che vuole sperimentarsi, e cerchiamo di riscontrare come questi aspetti qui. Quindi cerchiamo di capire se si vede bene qual è la mission, l'ambito di attività, i progetti, ovviamente se il sito è immediato, si può diventare volontari, i contatti e indicazioni per raggiungerlo. Sì. Qualcuno vuole... ma non vale averlo fatto adesso così al volo, eh? Sto aggiornando in tempo reale. Esatto. Vale. Così si analizza il sito, non gli do le dritte. Ok. Che cos'è? Una scheda di valutazione? Sì, adesso io non riesco a farvela vedere in contemporanea, però vabbè, l'idea è vediamo, capiamo se c'è la mission, se si vede che cosa fa l'organizzazione, che organizzazione è, se il sito è usabile, cioè diamo un'occhiata all'usabilità, e se ovviamente ci sono le indicazioni per fare delle donazioni. La schermata di prima. Sì, però adesso devo caricare il sito però. Cioè questa è la schermata, che erano i punti, però ovviamente lo farei. Li scrivo? Sì, no, se no li facciamo più vocali, io li vedo comunque qui, ve li dico a voce io, cioè io li riesco a continuare a vederli, voi... No, no, nel senso che lo volevo fare un po' più di gruppo anziché farlo ogni singolo con la sua scheda. Vediamo se internet ci assiste. Sì? Datemi un sito. www.ilvangelodellavita.it
ci mette un attimo, adesso lo vedete anche voi. Ah, è partito da solo, ve lo faccio vedere allora velocemente. È verde, avete un po' i colori distorti. È partito questo video in cui diceva solidarietà, c'è una serie di valori. No, è un'immagine che devo eliminare già. Come siamo con le luci? A posto? Anche bambini come da Ok, allora ci abbiamo una intro per entrare. Sì, però si entra, cioè questo. Adesso vediamo. Le pagine anche senza. Aspetta. Ah sì? Io sono entrato così però, nel senso. Sì, no, da fuori, cioè se il link, se io mando qualche link di pagina non mi fa entrare da enter, mi fa entrare direttamente nella pagina, vabbè. Nel senso, ok. No, cosa? Devo togliere l'ingresso. Vabbè, è ripartito. Cosa ha fatto sostegno? Perché tendenzialmente la sì. Ok. Enter. Probabilmente c'è ancora qualcosa sopra. Ok. Consideriamo che non è assolutamente aggiornato. Ok. Però qui diciamo è la pagina sulle cose che sono in corso, che sono appena parte, o che non so. Ok. Notizia, diciamo così. Va bene. Allora, lo vediamo. Lo faccio scorrere un po' giù. Ok, corso italiano, ok, va bene, l'avete visto? Qualche osservazione? Microfonati? Tranquillo. Qualcuno? Beh, forse una delle cose evidenti è c'è un po' troppa roba, troppo materiale, è difficile da fruire. Ok. Va bene? L'autostrada per forza. Avevo i soldi. Beh. Però adesso lo posso togliere. Sì. Ok, quindi il logo. Quindi magari... Vabbè, io un po' i colori cozzano un po' l'arancione, il blu, il verde. I colori, ok. Sì. Scuro? No, scuro, vabbè. No, scuro è scuro, però. Cioè l'accostamento cromatico non è... È fondo scuro su contesto bianco comunque, la linea più o meno. Ma qui si vede più scuro. Sì, no, ma dico, lo stile è comunque font chiaro e fondo scuro. Ok? Sì? Lo vediamo subito. Vediamo. Cerchiamo l'indirizzo. C'è una mail qui probabilmente. Quella? Boh, proviamo. Ok, e poi c'è qualcos'altro? Mail, ok, va bene? Sì. Il numero di telefono. Stai sopra, sono in alto. Ah, lassù, ok. Va bene, ok. Puoi andare un attimo alla home? Sì, dove devo andare? Alla home. Ah, alla home. No. La home è in realtà da solo una serie di notizie, invece bisognerebbe mettere la mission sulla home, è vero? Sì, no, adesso ho un po' di osservazioni, adesso sto cercando di raccogliere un po' le vostre, poi dopo. No, infatti cioè quello proprio no, ma non è che no. È appunto, questo considera l'anno scorso, perché l'anno scorso abbiamo avuto il... Dov'è che state guardando? 5 per 1000. Dov'è che è? Che l'ho perso? Ah, 5 per 1000. No, questo... sopra. Ah, ok, questo qua. 2000, siamo quello del 2011 quest'anno, no?
qualche altra... Fabio, tu stavi dicendo qualcosa? No, Toglierigue si è sprecato secondo me quel numero visitatori in alto a sinistra. Ok. C'è uno spazio che potrebbe essere utilizzato per altro, magari per far salire un po' il menu, che sì, andrebbe accorciato, secondo me, e messo in orizzontale, non in verticale, perché è più leggibile. Va bene. Magari con qualche tendina, così si tolgono. Anche ci sono le tendine lì a quei tasti. Alla faccia. Vediamo. Vedi progetto a nuvola. Forse solo... Ok. Beh. Questo ok, poi questa navigazione forse è troppo lungo, diciamo, è troppo, adesso non so come si dice tecnicamente, però il testo è lungo, è troppo lungo il contenuto rispetto alla struttura del sito, sì e questo scoraggia decisamente la lettura. Qui il contenuto centrale che è svincolato nella navigazione, perché vedete che io posso andare giù lasciando bloccata le due barre. Poi c'è questa è molto lunga. Sì, ma infatti lì si potrebbe fare semplicemente un link a YouTube o a un flick per la gallery. Come aiutarci dovrebbe stare a sinistra in quel torniamo menu. Alla home. Dai un sostegno. Dai. Sempre tutto nel menu sta. Ah, dai un sostegno, eccolo qua. Vediamolo. Ok. Perdon? No, dovrebbe apparire. Oh, aggiorna un po'. O sta aggiornando il tuo. No. Il tuo volontario sta aggiornando? Sì, esatto, c'è. No, deve compare. Dovrebbe comparire il bollettino. Sì, no? Sì. Scusa, perché sono contrario. Sì? Ma prima è comparsa un'altra pagina, però. No, era la stessa. Non si era aperta bene. Io magari il 5 per 1000 lo metterei. Simile entra e c'è il bollettino con più lo potrebbe anche stampare. No. Però... Nel senso che devi stamparlo, voi sapete, i bollettini postali hanno una misura precisa, se no non gli entra nelle macchinette. Quindi farglielo stampare a mano. No, io lo faccio diverse volte. Sì, funziona. Sì, diciamo che non è una pratica che ho visto fare spesso, adesso non è la prima volta che lo vedo. No, esatto, per la compilazione sì, ma per stamparlo e portarlo, perché basta che sia un po' diverso, a volte fanno, però non l'ho mai visto fare, però magari. Va bene, qualche altra osservazione? Andiamo un po', rivediamolo dall'inizio. Allora, sicuramente la pagina di introduzione, onestamente... A destra sono video e foto. A destra sono video, notizie, i friend link, che poi, vabbè, questa già che ci siamo, una nota, come mai sono in inglese friend link, cioè tutto in italiano e i link amici? È bello anche in italiano. Siti amici. Sì, siti amici, ovviamente. Io su queste cose qui sono un po' pignolo, nel senso di dire che la coerenza di linguaggio. Ok, sì, no, video c'era solo nella parte di là, dentro, in questo caso ci sono solo le notizie in primo piano. Beh, direi allora, prima di tutto, la pagina iniziale, quella del video, in effetti io personalmente la toglierei, a me non piace. Cioè, o all'inizio avete un bel video, ma proprio bello, ma non lo metterei come pagina di entra, ma eventualmente lo farei apparire sopra qui. Cioè un bel video che si appare, presente ogni tanto qualche Repubblica, qualcosa che si apre solo il video, vi vedete il video, se poi si chiude siete sul sito. Cioè il entra. Considerate che mediamente ogni volta che vi chiedete a un utente di fare un click,
perdete il 50% degli utenti. Il 50% degli utenti non fa il secondo, non fa il click che gli chiedete, perché si stufa. Abbiamo detto che è a velocità. Qui bisognerebbe capire effettivamente, voi avete delle statistiche del sito? Dovreste capire, beh, questo potete collegarlo a Google Analytics, è solo un codicino da metterci dentro, e così potreste capire effettivamente se l'home page, se dall'home page vedete che solo con quel giochino lì del metterci un video che degli entra, vi perdete 30% di utenti, non ha senso, è inutile, assolutamente inutile. Quindi quello potete verificarlo. Come dicevo prima, i colori io tenderei a non mettere il fondo scuro, queste sono proprio linee generali. Questa informazione qui, cioè l'indirizzo, di solito uno si attende di trovarli sotto. Riprendiamo la classica F, sempre sulla disposizione dei contenuti. La classica F, noi abbiamo detto che la parte più vista è questa fascia qua, giusto? Voi qui state mettendo in un punto altamente visibile un'informazione inutile, onestamente inutile, nel senso, sapere che una persona sta guardando il sito insieme a me, cioè nessuno in questo momento, sono solo io, ormai, questo qua si usava molto una volta, ora non si usa più, questa parte qui. Poi sapere che ha avuto 29.000 visite, poi bisogna capire effettivamente la visita come conteggiata, cioè è un dato che la persona non è che interessa. Queste cose qui interessano quando fate un forum, cioè quando state in un posto di relazione, volete sapere se siete gli unici lì che scrivete o c'è qualcun altro, ma qui lasciate perdere. Questo qui immagino sia il box di ricerca, anche se non c'è scritto niente, ricerca nella pagina. Considerate che il box di ricerca va sempre messo qui, sempre, perché ormai l'utente è abituato a avere il box di ricerca sulla destra, qui sopra o sotto, comunque se lo attende di trovarlo in questa zona qui o in alto o in basso, però come si attende sempre di trovare il pulsante torna alla home sulla sinistra, il pulsante di ricerca, lo spazio per la ricerca è sempre sulla destra. Alcune osservazioni, queste proprio preliminari. Il menu, come diceva Fabio, probabilmente sta bene anche messo in orizzontale, ma anche in verticale non è male, però va contestualizzato, nel senso di dire vanno raggruppate le informazioni in base al tipo di informazione, cioè la mail, lettera ai visitatori, cioè statuto, bilancio, cioè statuto e bilancio annuale, chi siamo, cioè il bilancio mi aspetterei di trovarlo sotto chi siamo. Quindi, e poi il menu che si apre solo una volta che ci hai cliccato ti fa perdere tutte le informazioni contenute all'interno, quindi per quello si preferisce metterlo sopra, perché sopra riesci a farlo scendere, no? Qui potresti fare lo stesso che si abbassa, però per quello si tende a metterlo sopra, perché è più facile, nel senso che tu ci passi sopra. Ma lì si abbassa, ma solo se ci clicco, però? Sì, solo se ci clicco. Però io mi aspetto che se ci clicco entro in una pagina, non che apro il menu. Okay. Quindi o fai in modo che io ci passo sopra col mouse e si apre, senza cliccare, e quindi vedo che cosa c'è dentro, oppure lo metti in verticale, quindi quando ci passi col mouse scende a tendina. Ovviamente poi li contestualizzerei, cioè progetto Angola, progetto Nicaragua, sono il che cosa facciamo, cioè cerco di, come si dice, di guidare il navigatore, perché cioè io se guardo home, chi siamo, lettere ai visitatori, vabbè, arrivare alla dodicesima, il dodicesimo punto vuol dire che ci devi mettere impegno, cioè è molto lungo da navigare il menu e la gente si stufa. Anche se è interessata, cioè la gente interessata che cerca l'email come noi, se lo guarda tutto finché lo trova, ma la persona che sta cercando, sta arrivando così perché ci è capitato sul sito, non sta a leggersi tutto, guarda così. Qui non ho capito, qui sono notizie e qui sono notizie, come sono divise le notizie? Cioè hanno una logica del... Cioè, non sono connesse, no? Ma sono notizie entrambe? Il microfono, sennò... Sì, sono notizie, sono informazioni su quello che è stato fatto, su quello che facciamo, che stiamo svolgendo. A destra sono video passati, diciamo così. Ma sono video qui? Sì, sono video. Ok, che però non c'è, cioè... Devi cliccarci per aprire, ovviamente. Sì, ok, quindi... Però non si capisce che sono video.
Perché normalmente mi aspetterei che ci sia un login col play, qualcosa. Ok. Nel senso che qui io mi aspetto di aprire una pagina e leggere la notizia. Vedo no, che capisco che è un'immagine di un video, però in effetti non ho l'idea che no, ha il video c'è la video gallery, il tasto lì. Sì, ho visto gallery. Prima, però da qui non mi aspetto che siano notizie, video. Che quelle lì sono notizie, non sono nella video gallery. Nella video gallery sono raccontate le cose che facciamo. Che però me lo sta raccontando adesso, qui. Non c'è scritto che dentro la video gallery c'è quello che facciamo. Io leggo video gallery. Non leggo chi siamo, non cosa facciamo. Sì, sì. Quindi il video gallery mi aspetto di vedere una selezione delle video. Quindi diciamo la video gallery deve andare sul chi siamo. No, la parola video gallery non è significativa. Quindi cosa si dovrebbe mettere? A seconda del contenuto del video, nel senso di dire che se quel video gallery, cioè i video io li incorporerei nei test, nei contenuti, perché il video sarà esplicativo. Se ho un video del progetto Nicaragua, mi aspetto di trovarlo nella pagina del Nicaragua. Sì. Mi aspetto di vedere il video del progetto in Nicaragua, per esempio. Video gallery dipende da che... Cioè, ci può stare se ci, cioè, per idea, però è poco significativa la parola video gallery, nel senso di dire che io so che video gallery mi aspetto un archivio, di come la rassegna stampa. Mi aspetto di trovare un elenco di tutti gli articoli usciti sulla... Quindi video gallery mi aspetto di trovare un elenco di video. Però se i video che sono contenuti mi raccontano il chi siamo o il cosa facciamo, non me li metto qui, li metto all'interno delle notizie. Si fa un canale... Sì, e poi ovviamente i video caricateli su YouTube e incorporateli nel sito. Però questi non mi pare che siano di YouTube. Quello che ho visto prima non era su YouTube. Allora, se apri il video gallery... Considerate sempre che quando un utente sta navigando non ha... Nessuno che li dica. Questo no, probabilmente non è su YouTube. Sicuri? È vecchio YouTube allora questo. Ok, YouTube ma quello vecchio. Sicuri che sia YouTube? Cioè, potrebbe anche essere, mi sembra strano che non ci sia nessun riferimento. Secondo me non è YouTube questo qua. L'avrà incorporato, cioè l'avrà caricato su un altro lettore di video. Però io da qui... Scusa. No, possiamo vedere... Possiamo vedere alla sezione video. Guarda, sì, c'è lo stesso... Facciamo una cosa più tecnica. Ad esempio, probabilmente, ipotizzo, questo qui se lo guardate sull'iPhone o sul tablet non salta. Questo video qui non lo vedete, perché è in flash. Lo vedete qui. Ho fatto doppio clic col destro, cioè clic col destro, Adobe Flash Player. Probabilmente, cioè, probabilmente al 99% non lo vedete. E probabilmente potrebbe essere che il video sia su YouTube, ma cioè è stato incorporato, cioè la sorgente è YouTube, ma è stata incorporata nella pagina in maniera forzata con altri programmi. Il problema cos'è? Non è tanto perché il video lo vedete lo stesso. Il problema è che se so che è su YouTube, clicco su YouTube... e vado sul canale di YouTube e mi vedo tutti gli altri video. Finisco la presentazione e vedo gli altri miniature. Cioè, è una fruizione diversa. Cioè, tengo aperto quel canale di collegamento tra le due strutture. Probabilmente è preso da YouTube. La cosa che mi fa... A parte che YouTube non usa il flash, è il fatto che sta caricando. Di solito la barra di YouTube non... Sì, esatto, però magari la sorgente è il video di YouTube, però è incastrato dentro con un flash player. Quindi... Adesso bisogna capire anche il motivo tecnico, poi magari c'è qualcosa perché che... Perché è una gestione vecchia, questo è un sito vecchio. Fatto con un metodo... Lo vedete anche, per esempio, una cosa... Bisogna proprio cambiare. L'indirizzo. L'indirizzo è muto, nel senso di dire che è ilvangelodellavita.org, page... Cioè, se voi dovete comunicare all'esterno questo indirizzo di questa pagina qui, è... / page underscore principale.php.domanda livello uguale no, vabbè, la gente dice ok, grazie, benissimo, cerco un altro modo. Solitamente, se voi guardate, oggi si usa mettere gli URL parlanti, nel senso di che è ilvangelodellavita.org/ il nostro aiuto. Sì. Che poi il nostro aiuto, anche in questo caso qui, la parte sopra, il nostro aiuto, non vi sta dicendo niente del contenuto della pagina, perché la pagina io non l'ho aperta per il nostro aiuto, io l'ho aperta per il progetto Angola. Nel titolo della pagina non mi sta parlando del progetto Angola, mi sta dicendo il nostro aiuto.
che può essere ovunque. Quindi anche questa cosa qui è da modificare, per esempio. Questo lavora molto sulla... Vabbè, perché il nostro aiuto è fisso, poi se no, no, ma è proprio una questione di Google. No, di Google. Perché Google, quando legge questa pagina qui, Google non è una persona. Google è un computer. Quindi dice, questa pagina si intitola Associazione Il Vangelo della Vita Onlus, trattino, il nostro aiuto, trattino. Quindi dice, è il nostro aiuto. Poi va dentro a guardare e vede che parla di Angola, vede altre cose. Però il focus di questa pagina per lui è il nostro aiuto. Non dice dove, non dice per cosa, è il nostro aiuto. Quindi io so che visivamente capisco che sono sotto progetto Angola, ma lui non lo capisce. Quindi anche qui potrebbe essere, il titolo potrebbe essere progetto Angola, trattino il nostro aiuto, che è completamente diverso. Ha un valore anche molto diverso. Poi, questo vabbè, come dicevo prima, torniamo all'home page. L'home page è lunghissima, è veramente lunga. Guardate quanto va giù, e il problema è che le cose interessanti stanno in fondo. Questa cosa qui è la cosa più importante che voi dovete comunicare, cioè è una tra le cose più importanti che dovete comunicare. L'avete come ultima informazione. Considerate che da qui in giù probabilmente avrete il non più del 20% del traffico, va giù qua sotto. Quindi ne avete già persi l'80. Va giù, va giù, va giù. Qua saremo il 10. Va giù, va giù, va giù. Arriverà il 5-6% della gente, arriva fino lì. Questo lo potete vedere col programma. Magari il vostro sito stravolge le regole classiche. Ma se avete 5 visitatori su 100, il 5% è già tanto. Quindi questi qui non lo guarda nessuno. Considerate che qui la gente si ferma qui per 5 secondi, quindi non guarda altro. Allora tutte le informazioni principali devo mettergliele qui, devo cercare di concentrare, non concentrarle tutte in modo da renderlo congestionato, ma scremare le informazioni più importanti e farle sopra. Quindi banalmente... se queste sono notizie, come lo sono queste, tolgo questa colonna, le metto qui. Così questo flusso di comunicazione non ha il rischio di essere vuoto, perché devo riempire con poche informazioni due flussi di comunicazione. Ne faccio uno unico, così ho più facilità di integrare le informazioni. Questo qui mi piace l'idea del grazie, ma lo metterei come notizia eventualmente, perché sennò rischia di diventare vecchio. Cioè, se io guardo questa cosa qua dico 2009... Quindi immagina l'aggiornamento del resto del sito. Che poi non è vero, però l'idea è quella. Quindi, sì, dico. Vabbè. Se è finito, insomma, se volevamo vedere qualcosa. Sì. Vediamo un altro, sì. Più o meno alcune, poi volendo si può, sono tante piccole cose da sistemare, però l'idea era questa, vediamo un altro così. Sì, se è possibile vedere. Sì, certo. Paidos.it. Aspetta, www.paidos.it. Pai? Dos. Ok, e poi l'altra parte c'erano i social che ti hanno messi giù. I social hanno i plugin. Vabbè. Come si dice, i social network hanno sempre di più i riquadri, quelli fatti plugin già pronti, che ti dicono clicca mi piace, ti fa vedere tutti i tuoi amici che hanno già fatto mi piace. Quelli sono molto efficaci effettivamente, avete presente? Perché quelli ovviamente hanno una modalità un po' diversa di... Poi se voi per esempio avete la pagina Facebook e aggiornate molto più delle notizie, perché è più facile, utilizzate quel flusso di comunicazione per tenere aggiornato il sito, no? Cioè dategli visibilità al flusso di aggiornamento di Facebook, perché è sicuramente più aggiornato del sito. Ok? Andiamo, vediamo giù un po'. Ok. Ok. Allora,
anche loro c'è sotto sostegni. Sì, anche questo, però loro se è comunque troppo sotto è un scusate che sono contrario, se comunque è sotto è un però è un po' meno un po' più basso, è un po' meno lunga la pagina, però è sempre troppo sotto. Cioè 5 per 1000 se la vostra notizia di punta deve stare su. Allora, posso? Vai, vai. Ah beh sì, c'è questa cosa del 5 per 1000 due volte che l'avevo già vista. E poi sopra io toglierei... Allora, vabbè, toglierei tutto. Secondo me la parte di sopra è troppo ruba troppo spazio. Sì. I contatti li tolgo visto che già stanno giù. Sì. La frase di Murialdo ce la potrei mettere nel testo che forse risale di più invece di metterla su. Il menu non si legge perché okay. Poi infatti vedete che Google ha usato il bianco sul rosso e non il nero sul rosso. Il rosso su rosso, cioè il nero su rosso è un po' problematico. Prendete un daltonico o comunque chi ha problemi di vista. Poi magari fa un problema enorme. I tasti dei social li avrei fatti un po' più piccoli e messi al posto dei contatti, che sono un po' okay. Più discreti, ma ci sono, e poi basta. Ok, qualcun altro? Qualche altra osservazione? Beh, intanto vado io e poi vediamo se... Ovviamente sì, il problema del font nero su fondo rosso è un problema, è un po' un problema, infatti chi ha problemi di vista sul rosso, sul verde... o sul blu scuro hanno problemi di visibilità. Sì, ovviamente riprendiamo un po' la F di prima. Vi state giocando una posizione abbastanza, teoricamente abbastanza importante con i contatti. 5 per 1000. Esatto, il 5 per 1000 potrebbe stare qui volendo, un'ipotesi. Oppure se i vostri social sono uno strumento molto importante, stanno bene anche qui, gli do più visibilità. La struttura è una struttura molto, come si dice, di un sito abbastanza moderno, nel senso che è la struttura classica di un sito attuale, col menu, un'immagine in slideshow che gira e delle notizie sotto. Più o meno, se guardate la struttura di tutti i siti, è quella attuale, attualmente più utilizzata. Una cosa che vedo è un po', tra virgolette, sprecata questo giro, nel senso che stanno passando delle immagini, ok... Capisco che state parlando di bambini, però poteva essere sfruttata per... Siccome sta scendendo molto, quindi si potrebbe un po' tirare un po' tutto su per far stare... Perché avete sempre il blocco del video, no? Quindi questi spazi qui vi stanno un po' mangiando, questo spazio qui vi mangia la fine di questa notizia, per esempio. E poi qui non magari delle frasi, cioè la frase quella lì messa bene sull'immagine, cioè rendere più comunicativo questo elemento qui che è l'elemento, diciamo, di attenzione, di maggiore attenzione, cioè aggiungergli una frase, una parola, cioè renderla più comunicativa rispetto a quella che è. Adesso non so se cliccandoci sopra succede qualcosa, no, è solo una serie di immagini che ruotano. Quindi sì, cercherei di sfruttarlo anche magari con dei collegamenti, perché la persona si attende di cliccare lì, cioè... Quindi ovviamente scendo un po' giù, è la mission, la descrizione dell'organizzazione, è un po' lunga, devo essere onesto, nel senso che fate questo esercizio, e Twitter è bello proprio per questo, perché vi allena a imparare in 140 caratteri a dire quello che volete dire. Nel senso che è un esercizio di stile molto, molto, molto grosso Twitter. Provate a riscrivere questa frase qui in 250 caratteri, che sono probabilmente due righe e mezza. Se vi mettete lì e provate a scriverlo, ci metterete due ore a scrivere la frase. Però in fondo vedrete che riuscirete a dire tutto quello che avete detto qui in poco spazio. Perché... Per esempio questa cosa qui, ogni struttura si offre come luogo di accoglienza dove il minore sperimenta una residenza emotiva in cui l'adulto pensa a lui quando condivide la vita. Ok, perché questo concetto non lo trasformate nell'immagine sopra? Avrete un'idea
un'immagine che rappresenta questo concetto. La fate girare sopra. Cioè nell'immagine, fate vedere l'immagine, ipotizzo, l'adulto col bambino nella residenza, banalissima, però dico l'immagine, un'immagine rappresentativa con scritto la residenza emotiva. Bello, questa è una cosa che... Però allora mi utilizzo questo spazio sopra per non dover ridire questa cosa qui. La metto qui. Non col testo, ma con, con immagini accorpate col testo. Per esempio, potrebbe essere una cosa. Una domanda? Sì? Prima che passo il microfono dico una cosa. Ci sono queste due immagini che secondo me sono decontestualizzate rispetto a... Ai bambini col mondo? I bambini col mondo e sogni impossibili. Sono fuori, diciamo tra virgolette, fuori stile del sito. Sì. Una domanda. Sì. La mission si potrebbe spiegare anche con uno slogan magari su quelle immagini che scorrono? Sì, 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 no, quello. È più immediato, sì, diciamo. Sì. No, l'obiettivo potrebbe essere togliere questa fascia qui e farla di entrare qui, comunicando con le immagini. Sì, esatto, magari recuperando un po' più di spazio, perché qua potete ingrandire, cioè, per dire, un'immagine così ci sta, in cui dite questi concetti, li esprimete in due immagini, lì, con una frase. Nel senso, ma la frase può essere proprio scritta anche in modello tipo graficamente con le barre, con la scritta, cioè, però che in qualche modo ti dica in effetti che cosa sta, che cos'è. Così evito di avere un doppio spazio che dice, perché queste sono le immagini legate alla mission e questa è la descrizione testuale della mission. Fondetele e ottenete uno spazio unico e riuscite a far salire tutto quello che c'è sotto. Quello che c'è sotto che è la parte più importante. Nel senso è sostieni col 5 per 1000, poi avevo interessato SMS, servizio di messaggeria, questo è un progetto, per esempio non sono contestualizzati i box, cioè sono notizie, sono progetti, cioè guidate l'utente nella selezione, cioè nei contenuti che pubblicate. Sopra. Va più su. Sul menu. Poi ci sono le varie voci, progetti, eventi, come dicevo prima. No, il menu funziona, nel senso di dire che... Il sostienici, se ci passi sopra con il cursore, dovrebbe aprirsi la tendina con le varie modalità. Sì, esatto. Come si dice? Quelle lì sono, diciamo, le notizie a cui abbiamo voluto dare maggiore rilievo. Sì, è messe sulla home in questo senso. Esatto, che però in effetti... sono vari, insomma, sono dei progetti, sono delle modalità di sostentamento. Sì. In questo mese che c'è il 5 per 1000 abbiamo riproposto, diciamo, la notizia a destra del 5 per 1000 con quell'immagine, diciamo, un po' appunto per quanto riguarda le emozioni, che può suscitare qualche emozione. Sì. Potrebbe. Esatto, no, nel senso che dovrebbe, sicuramente qualcosa fa, però è un po' troppo sotto nel sito. Cioè, è in una posizione che potreste sfruttarlo portandolo un po' più su. Anche queste cose qui, in effetti, darei più spazio alla descrizione. Darei più spazio al titolo, cioè, un titolo, un sottotitolo. Cioè, in qualche modo ti devo spiegare che cos'è, perché forse sono un po' poche parole per spiegare il contenuto di questa cosa qui. Quindi... come classiche notizie, hanno comunque un titolino e due righe di spiegazione se sono notizie, per esempio. Però la struttura è molto pulita, nel senso di dire che... C'è un colore e poi si... Il fondo è fisso e il contenuto si muove sul fondo fisso, voi vedete? Perché vedi... compare dentro perché si sposta su, quindi il colore è anche difficile capire come gestire il colore del titolo, perché in effetti se lo fate bianco e siete qui, sì, altrimenti poi diventa invisibile. Non si rende invisibile. Però vabbè, questo poi bisogna un attimo cercare di capirlo, però considerate che nella visualizzazione iniziale, che è così, il menu non si legge.
o comunque dà problemi di lettura. Volevo vediamo un attimo solo gli interni, esatto, per capire, vediamo progetti. Ok, quindi si ripropone lo slideshow. Anche qui, in effetti, nelle pagine interne io lo toglierei, perché sta più da home page questa cosa qui. Qui devo dare spazio alla parte sotto, che è la parte che mi interessa. Perché la gente ha già visto questo, ho bisogno di fargli vedere altro. Quindi, vabbè, le notizie... Ecco, una cosa che mi ero dimenticato di dirvi prima, nelle pagine mettete sempre si chiama breadcrumbs, cioè le home, chi sia, cioè il percorso della pagina in cui siete. Perché prima di tutto serve a Google, e così riesce a capire dov'è. E poi serve anche all'utente, perché sa in effetti dove si trova, quindi può muoversi tra più sottosezioni in maniera più rapida. E sa in effetti se cade sul sito, se entra sul sito proveniente da Google, quindi senza sapere di preciso dov'è arrivato sul sito, se c'ha il percorso sa bene dove è localizzato sul sito, anche se la pagina di entrata non è l'home page. Questo è il progetto, scusa, che cos'è? Oh, scusa, aspetta. No, stavo leggendo nel mail. Perché vivere in strutture ecologiche è un progetto? Non lo so. Perché, vabbè, se apri il perché seguiamo diciamo una particolare filosofia, insomma, abbiamo installato dei pannelli fotovoltaici, facciamo la raccolta differenziata. Diamo una particolare, diciamo, importanza anche a livello educativo al rispetto dell'ambiente. No, questo è... Sì, vabbè, questo sì. È anche un po' informativo. Questo testo perché... qui è lunghissimo. Sì. No, più che altro... Allora... Non è che dovete fare tutti i testi corti, perché ovviamente voi potreste fare una pagina di 10.000 battute, perché avete 10.000 battute da scrivere per dire quello. Però dovete facilitare la navigazione dell'utente, perché se io se arrivo qui, guardo... Ah, vabbè, ma questo penso che è l'unico, scendo, forse, che è così lungo, perché gli altri sono molto più snelli. Esatto, questo quindi, perché aveva però, anche diciamo, una valenza informativa. Perché, esatto, perché immagino che ogni punto sia un elemento di un elemento green, no? Quindi perché non fate, anziché il punto, qui, titolo, elettricità green, e scrivete cos'è, sotto, acqua green, per dirti, in modo tale che io, se voglio, leggo solo i titoli dei punti, sì, e so che cosa fate. Certo. Così invece io devo leggere tutto. Poi non so perché, il testo è proprio congestionato, è una macchia nera pesante. Quindi si fa poi a un certo punto io mi stuferei da morire, cioè, nel senso che diventa veramente lunghissima. Anche qui, cioè, cercate di... Poi la cosa bellissima sarebbe da fare anche il titolo, ma con un'iconcina. Cioè l'iconcina dell'acqua, l'iconcina della luce, così se veramente passi a quello stile di comunicazione per immagini, che abbiamo visto che è quello che rende molto di più nella comunicazione web, perché è più immediato. Vediamo un altro progetto. Tra le attività, se va sopra, forse sì. Ci sono dei contenuti un po' più... Sì, considerate sempre che, giustamente adesso lo stiamo vedendo, poi ci sono cose buone, poi si va giù un po'... ma perché poi magari un errore qui serve anche per spiegare un'altra cosa. Quindi considerate però che tutte le pagine devono essere fatte bene. Quindi sì, qui va già più corto, sicuramente più... Prendiamone una. No. Sì, ok. Qui, laboratorio di pittura. Anche questa cosa qui è molto... No, probabilmente basterà cambiare l'impostazione. Allora, considerate nel web, ecco una cosa che ho visto, la giustificazione. Non utilizzate i testi giustificati nel web, perché appesantiscono la lettura. Utilizzate sempre la cosiddetta lineatura bandiera, quindi tutta a sinistra. Perché quando fate la giustificazione gli spazi tra le parole si allungano. E l'occhio fa fatica a correggere continuamente la distanza, cioè si affatica,
è abituato ad avere una... Mettete sempre l'allineamento a bandiera che è più... Forse, infatti, per quello ho l'impressione di un blocco di testo, perché è proprio un quadrato pieno di testo. Se invece fosse più frastagliato il limite destro, forse avrei un'impressione diversa del blocco di testo. Delle immagini, immagino che si aprano esatto così. Quindi... E se voglio uscire? Devi cliccare di nuovo sulle immagini. Io stamattina ho fatto questo. Questo sì, questo nel senso che... Vabbè, questa è proprio una cosa... perché ormai siamo abituati a uscire cliccando all'esterno della foto, no? L'idea è che io clicco fuori... O con la croce, esatto. Il fatto di dover ricliccare sull'immagine non è niente di particolare, però è un po', come si dice? Fuori dalla logica. Sì, esatto, dell'uso comune, esatto, perché ci sono molte regole che noi utilizziamo nel web. Avete qualche altro sito? Adesso abbiamo, più o meno abbiamo finito. L'email, vi lascio la presentazione. Però la cosa più importante è comunque il sito web. Vediamo ancora un sito o vi do un accenno veloce sull'email? Cosa volete fare? Ditemi voi. L'email? Facciamo una cosa veloce sull'email. Tanto ormai abbiamo capito che se c'è qualcun altro. Sì, no, infatti. Ok. Sicuramente questi erano i migliori. Figuriamoci. Ok. Allora, poi c'è anche un due cose sul blog, ma il blog considerate che è un sito web, praticamente le stesse regole del sito web, solo che nel blog, anziché avere delle notizie, avete un diario, quindi sono le date, sono gli argomenti pubblicati per... Per esempio, per le associazioni va meglio il blog o va meglio il sito? È meglio il sito, è più istituzionale? Il sito, ma hanno due funzioni completamente diverse. Il sito... Nell'altro? Sì. Però perché nel sito voi dovete... Il sito è un contenitore di informazioni, tutto quello che abbiamo visto. Il blog è semplicemente un diario, quindi c'è qualcosa o qualcuno che racconta una storia, divisa per data. Cioè nel giorno X è successo questo, nel giorno Y... Oppure un blog può essere... Inserire il blog all'interno del sito? Sì, sì, ci sono. Mi pare Save the Children, per esempio, ce l'ha all'interno. Scusa? La community è un po' diversa, il forum è diverso dal blog. Dipende un po' da... Il forum è più che altro uno spazio in cui uno pubblica un argomento, un quesito, e dopo gli altri rispondono sotto... Il blog è proprio uno spazio in cui voi raccontate, cioè l'ottica e l'elemento chiave del blog è proprio l'elemento temporale. Cioè voi o commentate un argomento, cioè può esserci il blog dei volontari, cioè tutti i volontari raccontano la loro esperienza, quindi oggi mi è successo questo e il volontario scrive, oppure avete il laboratorio e fate il diario del laboratorio. Cioè il blog considerato sempre come un diario. Quindi un diario può essere tenuto da chiunque, ma serve per raccontare dei momenti contingenti legati al tempo, soprattutto. Oppure legati a una tematica. Cioè commentate, come se fosse un editoriale, commentate le cose che succedono. L'email invece? Ci sono tre tipi di email. Abbiamo la cosiddetta email di servizio, che sono quelle email che vengono mandate a volte in maniera automatica, generate da un sistema, sei benvenuto, hai iscritto alla community, tutte queste cose che vengono autogenerate, personalizzate ma autogenerate. La newsletter, quindi sono quelle email che praticamente hanno la periodiche che servono per segnalare alcuni argomenti, alcuni elementi rilevanti. Sarete tutti iscritti alla newsletter, quindi vi scrivono, solitamente sono datate per periodo, quindi la newsletter di marzo, la newsletter numero 10, e vi dicono i temi più importanti sono questo, questo e questo, e quindi poi aggiungono tipo il dona ora, il 5 per 1000, quindi hanno una funzione più di informativa, cioè ti racconto quali sono le notizie più importanti del periodo. E infine ci sono le cosiddette DEM, Direct Email Marketing, che sono quelle comunicazioni via email che hanno uno specifico obiettivo di marketing e servono di marketing, comunque di comunicazione, e sono proprio mirate sull'obiettivo. In questo caso qui era promuovere i regali solidali, può esserci fai una donazione, può esserci iscriviti alla community, acquista i regali di Natale, può essere qualsiasi tipo di call to action, qualsiasi tipo di richiesta. Però sono, diciamo, costruite per una specificazione, non hanno uno scopo informativo,
sono molto mirate all'obiettivo. Come vedete, non ci sono le email, quelle quotidiane, perché quelle è tutto un altro modo, cioè non considero le email, cioè l'attività di raccolta fondi con le email classiche, cioè quelle che mandiamo per ufficio tutto il giorno, quello è un altro modo. Le mail di servizio non sono quel tipo di mail là, quelle quotidiane. Anche qui vi ho messo alcuni suggerimenti, li vediamo molto velocemente. Facciamo questi, poi dopo abbiamo finito perché è l'una, poi qualcuno ha l'autobus all'una e mezza, è l'una e un quarto. Quindi, di un'email, quando mandate anche la newsletter, se qualcuno di voi ha la newsletter? No? Va bene, quando penserete di fare la newsletter o manderete delle email per un evento anche semplicemente, considerate che i due elementi per influire l'apertura sono il mittente e l'oggetto, perché la prima cosa che vedete è il mittente, la seconda cosa che vedete è l'oggetto, non vedete il contenuto. Qui vi ho riportato tre tipologie di oggetto diverse, diciamo che questa secondo me è l'oggetto meno efficace, per un semplice motivo. Newsletter manitese, me lo stai già dicendo col mittente, c'è scritto che me lo manda manitese, è inutile che mi dici che è la newsletter di manitese. Gennaio 2012, se la ricevo a gennaio, probabilmente è la newsletter di gennaio, non è di maggio 2014. Quindi mi stai dicendo due cose che io so già, e non mi dici niente di quello che mi stai scrivendo, se non il fatto che è una newsletter. Questa qui è un mix, nel senso Action e newsletter 20, del numero 25, Haiti, luce e ombre, quindi ti sto dicendo che la newsletter, ti dico che la numero 25, però vabbè, non è che sia così rilevante, perché cioè, dal mio punto di vista, io l'avrei costruito al contrario, cioè Haiti, luce e ombre, e poi newsletter numero 25, perché considerate che non tutti vedono l'oggetto completo, potete magari avere l'oggetto accorciato, quindi se vi fermate qui, comunque non avete perso l'obiettivo del contenuto. Viene tagliata. Sì, no, esatto, cioè, ti fermi all'inizio, quindi cioè, l'idea di mettere il contenuto, che è intelligente perché già ti preannuncio quello che c'è dentro, però messo in fondo ha poca utilità, quindi invertiteli eventualmente. Questo tipo di comunicazione è molto più efficace perché è personalizzata, ti mette il nome, cioè, è un po' dibattuto, nel senso di dire che statisticamente le email che hanno il nome hanno più efficacia. Non è detto però che siano le più che nel vostro caso siano le più efficaci, perché il nome viene vissuto come un qualcosa di personalizzazione, di troppo commerciale, cioè non viene vissuto. Esatto, non viene. Esatto, quindi non è, diciamo, se a livello teorico la personalizzazione. Infatti, se a livello teorico la personalizzazione è un elemento di accrescimento dell'apertura, nella realtà bisogna valutare, nel senso che il bello delle email è che potete fare tutte le prove che volete, cioè tutte, potete fare delle prove, nel senso che voi mandate via l'email, sapete quante ne hanno risposto e vedete se mettendoci il nome o non mettendoci il nome avete più o meno risultato. L'altra parte importante è l'intestazione, cioè la prima parte in alto del messaggio, in cui deve esserci la notizia più importante. Qui vi ho riportato un caso, questa qui è la newsletter dell'ENPA, che non ho mai capito perché sia formattata in questo modo qui. È tutto così, è così, io la ricevo da 2 anni così, non ho mai capito se è un problema mio, mi sembra strano che mandino una mail così, però io da 2 anni che la ricevo così, no, che è assolutamente illeggibile, è illeggibile questa cosa qui, però quindi lavorate anche qui, la prima parte è quella che vi permette di invogliare a continuare la lettura, più o meno ha le stesse regole simili a un sito. In fondo la parte più importante del piedi pagina è, a parte i contatti, il fatto di potersi cancellare. Ricordate, per legge è obbligatorio che voi indichiate almeno, se non una procedura automatica, un indirizzo mail per l'eliminazione dalle liste, che voi dovete evadere al massimo entro 15 giorni, se non sbaglio. Cioè entro 15 giorni il soggetto deve essere cancellato dalle liste. Sì, dipende da cosa, da che servizio utilizzate per l'invio. Quindi a volte può succedere che non sempre sia automatizzato, quindi vi mandano l'email. Sì, no, perché quelli da dove vi cancellate voi sono servizi. Ci sono anche dei siti che ti chiedono di rientrare nel portale. Sì, sì, sì. E la cosa è che non è tanto il fatto, perché la soluzione alternativa c'è, considerate il messaggio come spam e avete risolto, per voi avete risolto il problema.
Per noi che creiamo le email è un problema enorme se loro ti segnano come spam, perché prima di tutto perdete la... cioè lui non riceverà più informazioni che provengono da questo indirizzo. Quindi se poi lui un giorno dovesse magari decidere di iscriversi di nuovo, non riceverà mai più le iscrizioni perché è stato cancellato. Se tanti utenti mettono, ti segnano come spam, poi il tuo indirizzo viene considerato entra nelle blacklist. E quindi non le mandate neanche a tutti quelli che non vanno segnato come spam, perché venite bloccati a monte. Quindi mettetevi sempre in modo molto chiaro la possibilità di disdire. È la soluzione migliore. Usabilità. È fondamentale rendere il sito, cioè la newsletter, facilmente navigabile, comprensibile e utilizzabile. Questa, vi ho riportato quella di Save the Children, perché ha la stessa grafica del sito web e utilizza gli stessi colori, cioè in verde racconta i progetti, in arancione, rosso racconta, sono tutta la sezione dedicata all'Attivati, quindi a Sostienici, e in blu, in azzurro, sono tutte le informazioni. Quindi anche nella newsletter utilizza gli stessi colori che usa nel sito per classificare le parti del sito. Poi, link. Utilizzate pochi link ben riconoscibili. Per esempio nella newsletter non rimettete tutta l'articolo. Ditegli che è uscito questo articolo. Poi il vostro obiettivo è che vadano sul sito internet, non che si fermino all'email. Quindi poche informazioni, ben chiare, cioè con il link che poi... Se vuoi approfondire questa cosa qui, vai sul sito e la leggi. Anche se poi sul sito non è detto che legga solo l'informazione, ma può proseguire la navigazione. Utilizzate le immagini, queste sono due DEM, non sono newsletter, che giocano molto sulle immagini, molto belle, nel senso che sono molto calde, anche WWF lavora molto con le immagini. Rispetto a una email tipo quella dell'EMPA tutta testuale è completamente diverso. E indicate sempre in maniera molto precisa la call to action, quindi ditegli precisamente nell'email che cosa volete che lui faccia, cioè non fategli avere un'email che poi lui la guarda e dice e ora cosa devo fare. Potrebbe essere il dona ora, cioè dona online, quindi questa è dalle UNHCR, nella colonna di destra ha le causali. Quindi tu clicchi e vai sulla pagina e doni subito. Greenpeace aveva fatto un'email in cui diceva clicca mi piace sulla pagina di Facebook per incrementare il numero di like su Facebook. WWF, questa qui l'ho presa perché ti diceva acquista il calendario dell'anno 2012. Quindi però ti devo dire ben preciso e il pulsante ben in vista di che cosa vuoi che tu faccia. Qual è il mio obiettivo che tu devi fare sulla pagina. Direi che, vabbè, poi qui c'è, e questo vi ho messo, passiamo, vedo solo vedere se c'è ancora, ok, vabbè, questo l'abbiamo già detto, evitate lo spam perché è controproducente per voi soprattutto. Ultima informazione, questa qui, se volete c'è questo servizio gratuito che si chiama Newsletter Monitor. Vi potete iscrivere gratuitamente e accedete a un portale di, dice là, più di 2 milioni di newsletter e potete vedere tutte le newsletter, tutte le mailing list a cui sono iscritti loro, di tutte le newsletter. Quindi vedete la grafica, vi dicono in che giorno della settimana vengono spedite, con che frequenza e tutto quanto. E questo se volete andare un po' a, tra virgolette, spiare quello che fanno gli altri, lo potete vedere. Esatto, potete scegliere, siccome questo è su tutti i settori, potete scegliere al massimo... tre settori, quindi non profit, turismo, cioè tre settori anche commerciali, e al massimo due lingue, gratuito. Poi ovviamente vi lascio le slide così, e in fondo trovate i miei riferimenti. Adesso arrivo qui. Avete il mio indirizzo email, su Skype, cellulare, sentiamoci, non ho nessun problema. Sì, potete scrivere, poi ve le lascio per email. Quindi. Grazie mille per la lezione.